E ovviamente mi inserisco in continuità con quanto è stato detto finora in relazione. Voi sapete, la realtà di cui parlerò è una realtà che fa riferimento alla nostra vita vissuta. Appunto, si diceva, io lavoro in questo ospedale e dirigo la parte psichiatrica dell'Istituto Stella Maris, cioè in Italia c'è anche la parte neurologica. E nella parte psichiatrica abbiamo individuato specificamente, ormai sono purtroppo per i capelli bianchi che anche a me mi associano, sono 15 anni che noi abbiamo dei posti letto dedicati per l'urgenza psichiatrica. E questo poi ha avuto un ulteriore incremento negli ultimi 10-11 anni e attualmente noi abbiamo 5 posti letto dedicati all'emergenza psichiatrica all'interno dei vari posti letto che noi abbiamo per tutta la psichiatria. E i posti letto dell'emergenza psichiatrica sono, a differenza di tutti gli altri posti letto, dedicati ai pazienti toscani. Questa è una scelta che abbiamo fatto perché riteniamo che pazienti così gravi non possano essere pazienti che poi escono dall'ospedale e se ne vanno a stare a 1.000 km di distanza, ma c'è tutta una procedura che abbiamo messo in atto che riguarda le modalità di accesso, i rapporti con il territorio, i contatti col territorio durante la degenza, i rapporti col pronto soccorso e il dopo, compresa la procedura cosiddetta della dimissione protetta, la possibilità di fare dei hospital in condivisione col territorio e poi un distacco progressivo. Tutto questo chiaramente può essere fatto se abbiamo un contatto con pazienti che stanno nella nostra zona. Nella regione toscana abbiamo 5 posti letto noi e altri 3 posti letto sono nell'ospedale Meyer, nella neuropsichiatria infantile dell'ospedale Meyer di Firenze. Noi, a differenza del Meyer, non abbiamo un pronto soccorso, per cui arrivano da noi direttamente dai vari pronto soccorso toscani. Per questo dicevo che c'è un problema anche di rapporti con il pronto soccorso, mentre il Meyer ha un pronto soccorso interno, quindi l'accesso è prevalentemente dal territorio fiorentino. Arriva in maniera diretta dal piano di sotto al piano di sopra. E questa cosa, tra l'altro, appunto, riprendo quello che si diceva poco fa, noi nel corso degli ultimi anni, di questi 15 anni, siamo riusciti con la Regione Toscana, attraverso una serie di tavoli molto interessanti. L'ultimo tavolo è questo 10 anni fa, che ha prodotto un documento, che è un documento, tra l'altro, accessibile su internet, che è il documento della Regione Toscana, che definisce non i ricoveri, perché sarebbe assolutamente parziale la visione, ma tutto un percorso che parte dal momento dell'adolescente in difficoltà, il coinvolgimento del territorio, il potenziamento di quelle strutture che nel territorio possono gestire situazioni di crisi a livello, ad esempio con equip specifiche o con un assetto specifico per evitare che ci sia un accesso immediato alle strutture ospedaliere. Quindi un livello di questo tipo, poi c'è il livello del pronto soccorso, poi c'è il livello dell'accesso all'ospedale, poi c'è il livello del post ospedale, quindi è tutto un percorso che dovrebbe essere in grado di gestire. Naturalmente è un percorso virtuoso sulla carta, poi nella realtà dei fatti la possibilità di renderlo operativo è una possibilità molto meno possibile perché si basa su una serie di disponibilità economiche che non sempre sono presenti e in particolare negli ultimi anni l'accesso ai questi fondi è stato reso più complesso perché la tempesta Covid ha fatto sì che tutto fosse concentrato su questo. Quindi, però abbiamo discusso, come si diceva poco fa, con la Regione Toscana la possibilità di fare dei DRG differenziati con una quota aggiuntiva per i pazienti in urgenza psichiatrica, cioè quelli che accedono a questo ristretto ambito di pazienti sia toscani e l'accesso è unicamente regolato o dal pronto soccorso, arriva dal pronto soccorso, oppure dai neuropsichiatri infantili regionali, i quali individuano anche i pazienti che non arrivano dal pronto soccorso nell'ambito dei loro pazienti delle situazioni di gravità tale da fare una richiesta scritta e che rimane nella memoria storica del nostro reparto, in modo tale che ci sia un filtro, e questo filtro non è un filtro gestito da noi, cioè ma è un filtro gestito o dal territorio o dal pronto soccorso, in modo tale che ci sia una garanzia di una selezione non solo
ma anche la possibilità nel dopo che questi pazienti non rimangano poi nel nulla, ma che possano riprendere poi questo percorso e essere gestiti poi dalle strutture terapeutiche. Qui è un po' il contesto dal quale scaturisce, contesto di vita vissuta, dal quale scaturisce quello che ci diremo oggi e che riguarda appunto sia io farei in due parti, prima parte riguarda più direttamente i comportamenti suicidari, la suicidalità, l'ideazione suicidaria, la seconda parte che riguarda più direttamente i comportamenti autolesivi non suicidari, che sono diventati, come veniva detto poco fa, assolutamente virali per una serie di motivi. Partendo dal discorso del comportamento suicidario, il comportamento suicidario era una caratterizzazione abbastanza ben definita, cioè con dei contorni abbastanza netti, cioè riguardava una serie di comportamenti che venivano messi in atto, evolutiva nel nostro caso, con la finalità di uccidersi. Quindi tentativi di suicidio e suicidi completati. Ovviamente suicidi completati ci abbiamo poco su cui agire, ma i tentativi di suicidio. Naturalmente la finalità poteva essere una finalità molto esplicita, oppure ricavata, potevano essere a diversi livelli di letalità, ma l'elemento importante era la finalità, che uno lo facesse buttandosi dal terzo piano o prendendo 15 tachipirine, l'aspetto importante era quello che aveva nella testa. Quindi escludendo una serie di comportamenti autolesivi che non avevano una finalità specifica e che sono diventati i famosi NSSI, non suicidal self-injuries. Naturalmente questa esclusione non è molto facile da realizzarsi, primo perché a volte i comportamenti autolesivi sono talmente gravi da rendere difficile un confine. Secondo perché esiste in una parte di questi pazienti una continuità storica tra la fase dei comportamenti autolesivi e comportamenti invece suicidari e con possibilità di coesistenza di entrambi questi aspetti. E se andiamo a vedere, questa è una cosa che se qualcuno di voi è interessato lo potrà trovare, avevamo fatto in questa nostra popolazione di pazienti che arrivano qui, in pazienti in particolare bipolari sono un po' un marchio di fabbrica ormai storico del nostro gruppo, vedere le analogie, le differenze che ci sono, e ci sono un'ampia gamma di analogie tra quelli che fanno comportamenti autolesivi e quelli che fanno invece comportamenti suicidari, mentre una parte di queste cose, naturalmente in un campione, che è un campione limitato di ragazzini dagli 11-18 anni, caratterizzano più gli uni rispetto agli altri. Naturalmente non si può non parlare di quello che è successo nel corso degli ultimi anni, negli ultimi 2 anni. Questo è l'organo pubblicistico della Società Europea di Psichiatria che aveva messo in evidenza come, sulla base di dei dati epidemiologici di 10 paesi europei, ci fosse un aumento delle richieste per comportamenti autolesivi, e questo riguardava una serie di aspetti. Questi sono i dati nostri che faceva vedere che dal 2019 al 2021 i tentativi di suicidio erano raddoppiati, l'ideazione suicidaria non troppo, l'autolesività aveva anch'essa avuto un ampio incremento tra il pre e il post-Covid. Questi sono i dati dei nostri amici del Bambin Gesù, anche loro hanno loro stessi un pronto soccorso interno che faceva vedere da prima e dopo la pandemia sia i comportamenti autolesivi, sia le consultazioni per ideazione suicidaria e tentativi di suicidio erano stati molto molto incrementati. C'è stato, e tra l'altro c'è un andamento piuttosto particolare, nel senso che a memoria la prima pandemia, il primo lockdown, quello del marzo fino all'estate, aveva avuto un incremento, anche noi non abbiamo mai chiuso ovviamente, perché avendo reparto d'urgenza, anzi abbiamo aumentato i posti letto durante il primo lockdown, no? Di telemedicine ne abbiamo fatte poche, mentre avevamo, e mi ricordo, insomma, era una fase piuttosto complicata, perché nella fase iniziale, quando ci fu l'incremento rapido e il lockdown totale, non c'erano vaccini e avevamo questi pazienti che certamente tutto facevano a meno che essere rispettosi del distanziamento, delle mascherine, eccetera. Quindi mi ricordo che
Già tamponarli era complicato, tamponare noi quando avevamo avuto contatti a rischio era piuttosto complicato, quindi fu una fase. Però in quella fase lì l'incremento non fu particolarmente intenso, perché c'era un clima, che era un clima, tutti noi ce lo ricordiamo, il clima eroico, anche noi ce l'avevamo come tutti fuori dell'ospedale, il famoso striscione fatto dai ragazzi, tutto andava tutto bene, tutto il resto, gli inni, la bandiera, eccetera. Poi arrivò l'estate, tutti eravamo contenti. Il secondo lockdown è stato drammatico. Il lockdown dell'autunno, lì c'è stato veramente un picco enorme di suicidi, di tentativi di suicidio, di condotte autolesive in generale di situazioni. Poi c'è stato un nuovo avvallamento, nuova ripartenza. Nella nuova ripartenza c'è stato, veniva detto poco fa, una persistenza di questi comportamenti autolesivi, ma con una sovrapposizione ancora più intensa di quei comportamenti pseudo hikikomori, cioè di queste situazioni di isolamento sociale, di gente che si era rinchiusa completamente in casa, con computer, eccetera. È un argomento che sarebbe interessante da esplorare sotto vari punti di vista, ma non ne parleremo oggi perché esula da quello. Quindi voglio dire, a seconda delle epoche, a seconda delle ondate, a seconda anche dell'umore collettivo, ovviamente gli adolescenti, soprattutto gli adolescenti fragili, sono un termometro estremamente sensibile di queste cose, anticipano al loro interno, soprattutto i nostri, appunto, quelli che arrivano in situazioni di scompenso acutissimo, sono un po' come i cani quando sentono il terremoto prima che arrivi. Fatta questo aspetto qui, dal concetto che dicevo di comportamento suicidario, a un certo punto, e non è stato necessariamente un passo in avanti, anzi, per certi versi un passo in avanti, per altri versi un passo indietro, si è passati a questo concetto, che è il concetto di suicidalità. Suicidalità è un concetto che non si limita ai comportamenti suicidari, ed è un'orrenda traduzione appunto del suicidality anglosassone, ma introduce anche l'ideazione. E l'ideazione diventa una cosa più complicata, perché siamo in un territorio assolutamente libero, perché si va dal pensiero suicidario, che è incostante, mannaggia, mannazzerei, e dopodiché uno sta là senza pianificazione, senza pervasività, eccetera, a situazioni in cui la ideazione suicidaria è caratterizzata da pensieri ricorrenti, pervasivi, persistenti e soprattutto con una pianificazione specifica. E questo è un livello, questa è una semiologia che forse è utile, perché poi altri invece passano al livello successivo, che è quello degli atti preparatori. Che vuol dire lasciare un bigliettino, vuol dire comprare, mettere da parte le pasticche, no? Che uno prende le pasticche, invece di prendersele, le mette da parte per prendere tutte insieme. Quelli con litio è uno degli eventi che non raramente viene fatto, no? Che uno se la mette in fondo, poi la sputa, la mette lì e quando sono arrivate 20 se le prende tutte insieme. Quindi è importante in questi pazienti, visto che il litio lo prendono spesso pazienti con comportamenti autolesivi, controllare queste eventualità. E lo stesso vale per andare a vedere a che ora passa il treno o comprare il veleno o mettere a posto la corda. E questi atti preparatori possono essere interrotti dal soggetto, interrotti da altri, come sapete, questi sono presi poi da uno strumento, che è lo strumento che viene utilizzato per valutare generalmente questi aspetti, che è la Columbia, di cui parleremo dopo. In questi atti preparatori vengono interrotti oppure esitano nel tentativo di suicidio. E il tentativo di suicidio lo può interrompere il soggetto, lo possono interrompere altri oppure lo realizza. E lo può realizzare con implicazioni o senza implicazioni mediche, che ripeto, prendere 10 tachipirine non ha una grave implicazione medica, ma ha un'intenzionalità, oppure ci possono essere le implicazioni mediche gravi, e poi c'è la morte, che è il suicidio. La suicidalità mette insieme tutto, cioè dall'ideazione alla morte, in un contesto che è un contesto certamente molto confusivo. Questo era un lavoro che si era fatto, le citazioni, questo era del 2003, e era una popolazione nemmeno particolarmente grave, in cui si era andati a vedere di bambini e adolescenti, per esempio, i pensieri di morte in questa popolazione non particolarmente grave, di pazienti distimici, era negli adolescenti il 48,4% i pensieri di morte. Chiaramente molto minori, la netta differenza era rispetto ai bambini, in cui era solo, si fa per dire solo, erano, sono 100 bambini, questi qui proprio, erano un numero a cifra tonda. Tra l'altro, può essere interessante notare che se si fa un confronto tra bambini e adolescenti, solamente due di queste voci differenziano in maniera significativa i bambini e gli adolescenti. Uno sono i pensieri di morte,
mentre molti altri, e l'altra, l'altro è, se vado bene a ricordare, è l'anedonia. L'anedonia sono due aspetti che sono fortemente connotati in senso cognitivo e quindi aumentano più con l'adolescenza. L'anedonia, un terzo dei bambini e due terzi degli adolescenti avevano l'anedonia, cioè non mi importa niente delle cose che prima mi piacevano. E tutto il resto, compresa la bassa autostima, la perdita di speranza sul futuro, che sembrano essere gli hopelessness, per esempio, sono degli aspetti, il senso di colpa, come vedete, il guilt, sono tutti aspetti che sono altrettanto presenti nei bambini e negli adolescenti. Nei bambini si vedono meno, negli adolescenti si vedono di più, ma se noi pensiamo che nei bambini la depressione sia un qualcosa che è mal di pancia o mal di testa, e negli adolescenti sofferenza soggettiva, siamo fuori strada. Anche i bimbi soffrono se chiaramente si ha uno strumento. Questo era un colloquio organizzato che era la Kid Disease, che è ancora la Kid Disease, in cui si fa un colloquio con i bambini, senza i genitori, naturalmente avendo definito una serie di criteri che definiscono queste cose. E per quello che riguarda i pensieri di morte, negli adolescenti c'era il 60% delle femmine e il 40% dei maschi che avevano pensieri di morte della serie. È evidente che un paziente che ha una depressione anche non grave prevalentemente ha pensieri di morte. Questa è una cosa altrettanto vecchia, in cui se andate nelle scuole e se l'ha dato il CDI o CDI, come vogliamo dire, in cui c'è la famosa domanda sul pensiero di morte, e un terzo diceva: penso di uccidermi anche se non lo farei. Ed era un terzo dei bimbi che erano in terza media e nella prima superiore. Quindi, per dire, l'idea della morte, questo è ancora più chiaramente molto più autorevole e rigoroso. Che è una survey americana che valuta l'ideazione suicidaria. Se voi andate a prendere persone che camminano per la strada, adolescenti, 15% delle femmine, 9% dei maschi e il 12% del totale ha ideazioni suicidarie. E se andiamo a vedere quelli che hanno anche una pianificazione, si arriva grosso modo a un terzo. E quelli che hanno un terzo, che hanno la pianificazione, hanno anche, secondo questi dati, la possibilità, una possibilità triplicata, grosso modo, 2 volte e mezzo, 3 volte, di fare anche un tentativo di suicidio. Quindi stiamo parlando di numeri enormi. Quindi, questo perché lo dico? Lo dico perché la possibilità che quando noi abbiamo pazienti con ideazione suicidaria possiamo prevedere per loro degli interventi massicci, questo. Nemmeno Dubai se lo potrebbe permettere. Io negli ambulatori che faccio in un pomeriggio, minimo minimo, vedo 2 pazienti adolescenti con ideazione suicidaria importante. E ovviamente se li ricoverasse tutti avrei bisogno dello stadio, non di un reparto con 5 posti letto. Quindi il punto è naturalmente screenare la transizione dall'ideazione al comportamento suicidario. Certamente i comportamenti, il suicidio è un elemento importante. Questi sono dati americani in cui il suicidio, che è generalmente, come sapete, in età evolutiva, la seconda causa di morte, in America è diventata la terza, perché la seconda è diventato l'omicidio, quindi non è un grande passo avanti. In Europa, in Italia, invece, è ancora la seconda causa di morte, ma vale anche per l'Europa e anche per l'Italia quello che vale per gli Stati Uniti, cioè quelli che si uccidono sono globalmente, come numero, sostanzialmente equivalente a tutti quelli che muoiono di malattie. Chiaramente la causa di morte più importante sono gli incidenti stradali, ma anche in quello, questi sono dati italiani, come vedete, sia nei maschi che nelle femmine, il numero dei suicidi, a parte quelli che muoiono per incidenti da mezzi di trasporto, quelli che muoiono per suicidio sono grosso modo equivalenti a quelli che muoiono per malattie. C'è questo dato che è incredibile, incredibile, di enorme, enorme differenza geografica a seconda delle diverse aree, per cui si va da rapporti da 3 a 1, 4 a 1, ma non rispetto che ne so, ai paesi baltici o all'ex Repubblica ex sovietiche, dove sono dei livelli molto molto alti anche in Russia, ma anche all'interno dell'Europa ci sono delle parti tipo Belgio e poi soprattutto appunto paesi scandinavi in cui ci sono livelli molto molto alti, e anche all'interno dell'Italia ci sono delle asimmetrie che sono abbastanza, anche queste rispecchiano abbastanza questo gradiente nord-sud, con i paesi meridionali che hanno una minore prevalenza di suicidi rispetto ai paesi
alle regioni settentrionali, in particolare alcune aree, tipo gli Alto Atesini oppure la Valtellina, per dire proprio più a nord sono e più. Questo è l'elemento forse più importante quando abbiamo a che fare con questi pazienti. Siccome molti di questi pazienti hanno avuto, questo vale per gli adulti e vale anche per i ragazzini, hanno avuto e hanno dei contatti con i neuropsichiatri prima di mettere in atto un comportamento suicidario, l'elemento fondamentale è andare a chiedere, no? E questo c'è stato un articolo che hanno dovuto pubblicare su JAMA, se chiedere se uno si vuole ammazzare o no era pericoloso. E ovviamente hanno risposto che non era pericoloso, anzi il contrario. Questo perché? Perché nonostante questo elemento, abbiamo visto quanto frequente è nei nostri pazienti la presenza di ideazione suicidaria, spesso questo tema è un tema che nelle nostre consultazioni non viene direttamente interessato. Teoricamente perché uno ha paura di dire, ma sai, se io poi gli faccio queste domande, gli metto in testa un'idea che lui non avrebbe, ed è un'idea, un'esplicazione assolutamente demenziale, ovviamente questo, non ci sarà mai nessuno che dice, ma tu hai mai, nei nostri pazienti, molti di questi con vari tipi di patologie, vari tipi di patologie, compresi disturbi d'ansia grave, compresi quelli che hanno difficoltà di frequenza scolastica, che sembrano lontani mille miglia. La domanda. Ma tu hai pensato, dici no, ma io non glielo dico perché se no quello magari gli metto in galera. Immaginate un paziente che dice, guarda, caro Masi, non ci ho mai pensato ad ammazzarmi, ora che me l'hai chiesto quasi quasi, uno di questi giorni con questa idea che mi hai messo, ovviamente nessuno farebbe una cosa del genere, ma la realtà è che molto spesso chi ha a che fare con questi ragazzi ha paura di questa domanda perché ha paura della risposta, ovviamente, e ha paura che la risposta sia sì. E se la risposta è sì, uno dice che cavolo faccio? Sa. Ovviamente sulla base dei numeri che vi ho detto, che mentre il rapporto che esiste dall'ideazione suicidaria, 12%, e i morti per suicidio, che in Italia sono intorno, il suicide rate globale è intorno a 4 su 100.000, 4 su 100.000, quindi 12%, 4 su 100.000. E noi abbiamo messo nella stessa categoria della suicidalità un evento che è il 12% e un evento che è il 4 su 100.000. Nonostante questo, nonostante quindi un rapporto molto elevato che esiste tra un paziente che ha l'ideazione suicidaria e un paziente che si ucciderà realmente, tutti, soprattutto quelli che hanno meno così, dimestichezza col fatto di avere a che fare con pazienti molto gravi e quindi molto ansiogeni, pensa che quello che ha l'ideazione suicidaria, quello che succederà è esattamente il suo paziente. Per cui il principio don't ask, don't tell, cioè io non te lo chiedo, tu non me lo dici, e siamo d'accordo, che è assolutamente negativo per i pazienti, che quando vengono pazienti sofferenti da noi, e che hanno questa idea dentro e non hanno la forza o non hanno il coraggio di dirlo e non sentono uno che davanti a lui va a toccare quell'aspetto, quando se ne vanno via sono peggio di quando sono arrivati. E il poter affrontare in un contesto protetto questo elemento e di poterlo digerire è un fattore certamente protettivo nei confronti di una evoluzione verso un comportamento dall'ideazione al comportamento. Una piccola cosa che possiamo, tutti noi ce ne abbiamo, io mi ricordo, ero all'inizio, eravamo in fase di formazione, facevamo un training con la Tavistock Clinic, cioè avevamo dei pazienti che seguivamo e che poi di cui facevamo supervisioni con questi docenti, uno che era Ayat Williams, aveva fatto l'analisi con Bion all'epoca, quindi insomma era un tipo piuttosto robusto, che aveva fatto tanti studi con gli stupratori, faceva l'analisi degli stupratori, quindi era una persona piuttosto robusta dal punto di vista delle spalle. Mi ricordo che c'era questo paziente che era un adottato, che faceva chimica all'università, era uno completamente fuori di testa, che aveva questa ideazione pervasiva, non solo autoaggressiva, cioè di ideazione suicidaria, ma anche aggressiva e esplosiva, ma esplosiva non in termini metaforici, ma in termini reali, perché lui aveva fatto un librino, me lo regalò, aveva fatto un ciclostile, all'epoca usava il ciclostile, me lo dette con tutta una prefazione, tutti i modi per costruire le bombe, io ce l'ho ancora a casa. E meditava la possibilità o di uccidersi o di fare un atto dimostrativo mettendo una bomba da qualche parte. Per cui io ero un giovane specializzato ancora all'epoca, e ci salutammo per le vacanze estive e io lo salutai piuttosto preoccupato per questa eventualità, mi rovinò le vacanze. Quando ci rivedemmo, non aveva fortunatamente non si era né ucciso,
mi aveva messo bombe, però disse, sai, dopo che ne avevo parlato di quella cosa là, mi sono sentito meglio durante queste vacanze. Io non gli ho detto che io mi ero sentito malissimo, perché fece un sorriso, ma e di questa esperienza, ma ci sono state repliche numerosissime di come questo aspetto è un aspetto che deve essere affrontato. Ovviamente, ovviamente, quando uno fa questa domanda deve sapere che cosa si prende e che come gestire in un contesto ambulatoriale. Tutti noi facciamo, io non è che lavoro solamente nel reparto, noi facciamo visite ambulatoriali e gestiamo anche a livello ambulatoriale questi aspetti. Il problema è come dare un'immagine al paziente che abbiamo di fronte, che da un lato siamo in grado di accoglierlo, non abbiamo paura di chiederglielo, e se ci rimanda indietro siamo certamente empatici nel capire che questa è una cosa che ci preoccupa molto, e questo è particolarmente importante, come vedremo, nei pazienti che fanno i suicidi dimostrativi o che hanno ideazioni suicidarie dimostrative, no? In cui la preoccupazione nostra è l'antidoto maggiore perché loro possono mettere in atto questo loro comportamento. Ma da un lato, dall'altro dobbiamo far capire che siamo dei tecnici, che siamo in grado di gestire questa cosa, che non andiamo in ansia, non ci spaventiamo, non ci mettiamo a piangere, non ci attacchiamo a un telefono per dire mi devi ricoverare questo paziente subito perché mi si ammazzerà domattina, ma siamo in grado di contenergli, come si diceva un tempo, questa ideazione. È un modo tecnico ed empatico, questa è la famosa scala Columbia per la valutazione, che è un po' come la Kidney SADS per fare le interviste. Non tutti i pazienti che noi vediamo abbiamo il manualetto della Kidney SADS in cui facciamo tutte le domandine e con le crocette, ma abbiamo nella testa un modo di esplorare questi aspetti che abbiamo interiorizzato e che poi ci serve, a meno che non ci siano motivi di ricerca, per gestire i rapporti con questi pazienti. Le domande che ci sono, questa è la Columbia, che è una cosa che, come sapete, può essere scaricata gratuitamente da internet, ed è una cosa che noi tutti, quando facciamo dei trial clinici, praticamente noi trial clinico, uno degli obblighi è esplorare se questi hanno ideazioni suicidarie. Praticamente quasi tutti i farmaci vanno a smuovere questi aspetti. E qui ci sono tutta una serie di domande sull'ideazione suicidaria, da quanto tempo hai cominciato, quanto intensa è. Chiaramente non la dovete fare col fogliettino davanti, ce l'avete nella testa e la fate in maniera empatica, in maniera partecipe, però facendogli capire che gli fate le domande e gli fate come dei tecnici che sanno di cosa stanno parlando e che sono in grado di gestire le ansie e la sofferenza che questo ha. Da quanto tempo hai avuto anche l'idea di fare il piano? Che cos'è che ti ha impedito fino ad ora di metterlo in atto, cioè i deterrenti e l'intensità? Ci sono una serie di domande, quanto riesci a controllarli questi pensieri, quanto sono estesi a vari ambienti oppure in alcuni ambienti in particolare, i tentativi, gli atti preparatori, i comportamenti, la presenza di atti autolesivi. E questa esplorazione, che è un'esplorazione che riguarda, io qui l'ho messo tanto per sintetizzare un po' i dati della Columbia, consentono in qualche modo non solo a noi di farci un'idea sull'intensità, la gravità, la pervasività del dato, ma anche di dare al ragazzo o alla ragazza la possibilità di capire che di fronte a lui ha una persona che è la persona giusta per poter parlare di queste cose. E questo naturalmente riguarda sia l'aspetto della competenza tecnica e anche un adeguato aspetto di solidità emotiva, mentre molto spesso quello che ci impedisce di fare questa cosa è proprio il secondo aspetto, cioè il timore che qualcuno ci venga a dire che pensa di ammazzarsi, da questo punto. Quindi, che cosa fare in questi pazienti? Poi dopo lo vedremo meglio anche con una serie di cose che noi, gli strumenti che noi utilizziamo e che poi possono essere trovati in alcune delle pubblicazioni che abbiamo fatto su questo argomento, ovviamente il problema è, e lo vedremo tra poco, una valutazione psichiatrica, perché al di là del comportamento suicidario, spesso il comportamento suicidario si inserisce in un contesto psicopatologico e il contesto psicopatologico può essere diverso. Poi ci possono essere aspetti ambientali, i fattori alla base, i fattori di rischio e i fattori di protezione, l'aspetto personologico, l'aspetto sociale, l'aspetto temperamentale, che vedremo dopo, la componente impulsiva rispetto alla componente dell'hopelessness. L'elemento di rischio fondamentale è un ambiente disgregato e una famiglia disgregata, è un contesto sociale non
Non. Poi sono le domande dirette sul suicidio, la valutazione del rischio, se questo si inserisce con aspetti precedenti e soprattutto alcuni degli aspetti che dopo vedremo meglio, l'aspetto del hopelessness, l'aspetto dell'ansia, l'aspetto delle sostanze, l'aspetto dell'ideazione omicida, perché non frequentemente, ma a volte, come dicevo prima, nel mio paziente antico, che ormai chissà che fine ha fatto, c'era una commistione della componente auto ed eteroaggressivo, e poi definire e concordare con il paziente il contesto e la modalità dell'intervento terapeutico. Naturalmente un elemento fondamentale, di cui ne parleremo, è l'elemento della componente traumatica. La componente traumatica è un fattore che può essere un trigger da questo punto di vista, e quindi la presenza di fattori traumatici, ma dall'alto un elemento fondamentale che è l'elemento della resilienza. Come vedrete, c'è uno degli strumenti che noi utilizziamo, è proprio uno strumento che naturalmente in un modo noi l'abbiamo utilizzato anche in maniera codificata, perché è utile per farci delle ricerche, eccetera, ma c'è uno strumento che analizza non solo la vulnerabilità, ma analizza la resilienza, cioè la possibilità. Sono dei pazienti che hanno una capacità di resistere molto maggiore rispetto ad altri, e sono dei pazienti, e di questo parleremo molto queste 2 ore, che è l'elemento della sensibilità o della vulnerabilità, che è soprattutto legata a un elemento di cui ci occupiamo un po' da tempo, che è la cosiddetta disregolazione. Ma l'impulsività, l'aggressività, la perdita di speranza, la capacità di sperimentare emotivamente e a volte anche verbalmente gli stati emotivi, la lessitimia, l'uso delle sostanze, le dipendenze comportamentali, le esperienze di bullismo, le esperienze di umiliazione, che sono un elemento importante, tutti questi sono fattori che giustificano. Questo è un acronimo che è stato fatto dall'Associazione di Suicidio Americana, uno dei tanti, l'ho messo tanto per far capire che ci sono dei fattori, path warm, vuol dire il sentiero caldo, no? E quindi dall'ideazione, con tutte le caratteristiche che ha l'ideazione, l'uso di sostanze, la purposelessness, vuol dire percepire la vita come priva di senso, l'ansia. L'ansia è un elemento importantissimo, perché a volte in pazienti che hanno uno status stabile, l'elemento scatenante, che è quello immediatamente antecedente il comportamento suicidario, è proprio un picco di ansia, non un aumento della disperazione, ma un aumento dell'ansia. Il sentirsi intrappolati, cioè non c'è via d'uscita, l'hopelessness, cioè la perdita di speranza sul futuro, il withdrawal, cioè il ritiro, ritirarsi dagli amici, ritirarsi dalla famiglia, ritirarsi dal contesto sociale, la rabbia. Recklessness, cioè sono i comportamenti a rischio, cioè entrare in comportamenti a rischio senza apparentemente rendersi conto di che sono a rischio. E questi sono dei comportamenti che ce l'hanno alcuni tipi di pazienti. Non mi ricordo se nelle diapositive oggi se ne parla, perché sennò se ne parlerebbe per 2 giorni di questa roba qua, che sono quei pazienti che hanno comportamenti, che hanno disturbi della condotta e comportamenti a rischio, in cui i suicidi sono suicidi o parasuicidi, suicidi mascherati, cioè mascherati da comportamenti a rischio, per esempio incidenti automobilistici, overdose, in cui l'elemento della morte è presente in queste persone, che a volte sono persone molto dure, molto aggressive, e non gestito in maniera diretta, ma esorcizzato attraverso dei comportamenti di rischio che poi portano a spesso alla morte in questo modo. E poi ovviamente i cambiamenti, le oscillazioni dell'umore. Questo è un altro modo che va a vedere, ripeto, andiamo a vedere. Questo è una cosa che mette in evidenza un aspetto che è nella prima, gli aspetti demografici, no? Sesso maschile, eccetera, e il non eterosexual. Il non eterosexual è un elemento particolare, perché oggi, in maniera ancora più importante che nel passato, e forse legato a aspetti più positivi, la presenza di situazioni di disforia di genere, diciamo in senso generale, o altre situazioni di identità di genere, rappresentano all'interno di contesti specifici, perché negativi, un fattore di rischio importante. E oggi questo ancora più di quanto non sia successo nel passato, perché è vero che oggi c'è una maggiore sensibilità, fortunatamente, su questi aspetti, ma c'è anche una maggiore frequenza
Io ho avuto negli ultimi tempi, per esempio, un'enorme quantità di disforie di genere in cui ci sono ragazzi e ragazze che si sentono in un corpo che è non corrispondente alla loro identità di genere e hanno tutta questa programmazione sulla possibilità di cambiare sesso. Ed è una cosa che è incredibile, anche questa è una suggestione, ma poi è cambiata enormemente questa cosa, perché fino a qualche anno fa la stragrande maggioranza delle situazioni erano di ragazzi maschi che si sentivano ingrabbiati in un corpo maschile e invece avevano un'identità femminile. Era il cosiddetto M2F, dal maschio alla femmina. Negli ultimi anni c'è stata, e in maniera che è difficilmente comprensibile, realmente una inversione dell'F2M, di tantissime, insomma, all'interno di questo contesto, ragazze che invece hanno l'idea del passaggio, che non vogliono più essere chiamate con loro il nome femminile, ma hanno un nome maschile, che fanno un outing più diretto, eccetera. E questo è un elemento che ha aggiunto un fattore di rischio in più rispetto al dato. Questa è una serie di fattori di rischio che ci consentono di tipizzare la gravità del rischio in questi pazienti. Ovviamente il contesto in cui l'ideazione suicidaria avviene. L'elemento più importante, il primo, è i tentativi pregressi. Cioè, quando uno ha fatto un tentativo pregresso, quello è sempre un paziente a rischio. In ogni caso, anche se sono stati tentativi di suicidio dimostrativi, anche se sono stati banali, anche se uno dice sì, ora ho capito, ho fatto questa cavolata, abbiamo capito, adesso ci è servito, tutto, a volte ci sono questi meccanismi di negazione di fronte a un evento così drammatico come un tentativo di suicidio, averlo fatto, cioè aver avuto un contatto con l'idea della morte, con realizzare l'idea della morte, è un fattore sempre di rischio sulla possibilità di recidiva. Poi le depressioni bipolari, dopo parleremo un po' di queste cose, delle depressioni psicotiche, più ancora delle depressioni bipolari, le depressioni bipolari e le psicotiche. E i disturbi di personalità in cui sono presenti questi elementi cosiddetti, tra virgolette, borderline, quindi l'impulsività e il vuoto, l'uso di sostanze è un fattore di enorme rischio. Quello che vi dicevo prima sui parasuicidi, la depressione con disturbi della condotta, e questi in cui i pazienti particolarmente agitati e aggressivi nascondono in qualche modo la dimensione depressiva che è presente dentro di loro. Una popolazione particolare sono i pazienti che invece definiscono la loro identità sulla base del loro funzionamento scolastico e quindi in cui un calo scolastico rappresenta un crollo dell'asse, diciamo, vertebrale che sostiene la loro immagine di sé e quindi può avere degli effetti drammatici. Naturalmente la familiarità è un elemento importantissimo sotto vari punti di vista, compreso quello genetico. I contesti, le famiglie violente, impulsive, in cui la gestione delle emozioni viene fatta attraverso l'azione piuttosto che attraverso il pensiero o attraverso l'elaborazione, ovviamente relazioni patologiche all'interno della famiglia e poi, ovviamente, importantissimo, l'aspetto degli eventi traumatici di cui abbiamo accennato, di cui parleremo un pochino dopo. Questo era ovviamente uno degli esempi del ruolo una piccola, insomma, orientativa. Distinzione all'interno di questi aspetti che può essere utile all'interno dei ragazzi che vediamo è tra dei suicidi che sono rivolti verso l'interno e suicidi che sono rivolti verso l'esterno. Questo molti di voi lo conoscono perché è uno scrittore geniale, uno dei scrittori più originali degli ultimi 30 anni, David Foster Wallace. Questo è il suo, ha fatto una serie di libri straordinari, un libro sui suoi racconti, che è il primo libro dei racconti, La ragazza da Capelli Stagni, bellissimo. Questo però è il suo Summa, che è un libro molto voluminoso, abbastanza delirante, che si chiama Infinite Jest, in cui cito questo aspetto qua che dice, purtroppo ve lo anticipo, come sapete David Foster Wallace 10 anni dopo aver scritto questo libro si è impiccato, lui era estremamente effervescente, era appassionato di tennis, ha fatto un libro su Federer e faceva ogni ben di Dio, insomma, ed era bipolare e poi si è impiccato. E lui diceva questo, la persona che ha una cosiddetta depressione psicotica e cerca di uccidersi, non lo fa, aperte le virgolette, per sfiducia o per qualche altra convinzione astratta che il dare e l'avere nella vita non sono impari. E sicuramente non lo fa perché improvvisamente la morte comincia a sembrarle attraente. La persona in cui l'invisibile agonia della cosa raggiunge un livello insopportabile si ucciderà proprio come una persona intrappolata si butterà da un palazzo in fiamme. Non vi sbagliate sulle persone che si buttano dalle finestre in fiamme. Il loro terrore di cadere da una grande altezza è lo stesso che proveremmo voi e noi se ci trovassimo davanti alla finestra per dare un'occhiata al paesaggio. Questo è prima dell'attacco alle torri, quindi non c'era quell'immagine che abbiamo tutti.
Cioè la paura di cadere rimane una costante. Qui la variabile è l'altro terrore, le fiamme del fuoco. Quando le fiamme sono vicine, le fiamme interne, morire per una caduta diventa almeno terribile dei due terrori. Non è il desiderio di buttarsi, è il terrore delle fiamme. Eppure nessuno di quelli in strada che guarda in su e urla no, no, aspetta, riesce a capire il salto. E lui dice appunto, troppo se ne intendeva, dovresti essere stato intrappolato anche tu e aver sentito le fiamme per capire davvero un terrore molto peggiore di quello della caduta. E questo è il versante interno. Questo invece è il versante esterno. Questo è il Golden Gate, è un suicide, ci sono in tutti i posti i cosiddetti suicide hotspot, cioè dei punti in cui la gente va lì per ammazzarsi. Questo è il Golden Gate, San Francisco, come sapete, dalla parte destra c'è la città, dalla parte sinistra c'è l'oceano. Ci sono 100 suicidi all'anno, forse ora sono aumentati. Questo è l'Oakland Bridge, che è poco lontano, è molto più grande, ma non ci si butta nessuno. E non solo, ma vedete, questi sono i telefonini per dire, guarda, Council, c'è una speranza, fai una chiamata, no? Questa è un po' all'americana, no? Prima di buttarti, vedi, mettono il telefono e uno magari all'ultimo ci ripensa. Sono tutti dalla parte verso San Francisco, più avanti c'è l'isola di Alcatraz, lì sotto, dalla parte di là non ci si butta nessuno, cioè è l'elemento esterno, l'elemento esteriore. Questo è un altro hotspot nell'Irlanda, chiaramente. A Livorno noi abbiamo un qualcosa che non è così bello, ma secondo me abbastanza simile, che è queste scogliere, con un ponte sospeso che si chiama il Ponte di Calimaia, dove hanno fatto, chi se lo ricorda, il film Il Sorpasso, in cui c'è alla fine che Gassman e Quintin Young che muoiono in quella strada lì, e a Livorno si dice questo, io vado a Calimaia, cioè quando si dice sono arrivato alla frutta, non così scherzosamente, poi per dire mi suicido, e mi suicido in un posto del genere, cioè anche qui infatti ci sono tutti i telefonini, eccetera. Questa è la parte esteriore, che è la parte, e molto spesso accade nei ragazzi che noi abbiamo, c'è la possibilità di individuare la parte della sofferenza interna e la parte del vorrei essere presente quando sarò morto, cosa diranno gli altri, cosa penseranno, cosa faranno, cioè un tentativo di suicidio, un suicidio, un comportamento suicidario, questo lo vedremo dopo anche per i tagli, che è un urlo verso l'esterno, cioè una rabbia verso l'esterno e non una distruzione legata alle fiamme interne, naturalmente con tutto quello che è di mezzo. E questo è una distinzione che ci può dare una prima possibilità di questi qui, ecco, quelli che hanno la scogliera, dopo ne parleremo, sono quelli molto spesso collegati al discorso della disregolazione emotiva, che come vedremo è un elemento, un costrutto. Questo è l'aspetto della traumatologia. La traumatologia e la psicotraumatologia. Dopo parleremo anche della pseudo-traumatologia, cioè di situazioni in cui la gente arriva e ci racconta 340 traumi, nessuno di questi è rilevante se non per come loro li hanno vissuti. Queste sono le situazioni di vera traumatologia. E al di là delle possibilità che uno può avere che una esposizione a esperienze traumatiche possa produrre un post-traumatic stress disorder, molto spesso accade invece che uno abbia un determinato disturbo, che può essere una depressione post-traumatica, può essere un disturbo bipolare post-traumatico, può essere un disturbo psicotico post-traumatico, può essere un disturbo della condotta post-traumatico, può essere un disturbo da uso di sostanze post-traumatico e così via. Questi disturbi, naturalmente, sono disturbi che non è che, come alcuni traumatologi ritengono, siccome l'esperienza è traumatica, quindi non sono veri disturbi, ma bisogna lavorare il trauma. Sarebbe bello, questo al cinema succede, no? Io ti salverò di Hitchcock, che uno gli fa l'interpretazione dell'esperienza traumatica e quello, pum, improvvisamente guarisce e gli passa. Nella realtà purtroppo non funziona così. Se uno ha una depressione post-traumatica, devi curare la depressione, perché se gli dici tu hai avuto un trauma, lui ti dice sì, grazie, ok, e allora? E quindi è evidente che l'elaborazione del trauma è un elemento importante della storia. Ma l'altro elemento importante è curare il disturbo. Se quello c'ha un disturbo ossessivo-compulsivo post-traumatico e si lava dalla mattina alla sera per un'esperienza post-traumatica, ad esempio sessuale, devi curare anche il disturbo ossessivo-compulsivo oltre che lavorare sul trauma, altrimenti vai un po' poco lontano. E questo è un po' un vizio dei cosiddetti traumatologi al 100%. Questo è un esempio. E io volevo un po' analizzare questi aspetti post-traumatici da questa ottica qui. Chiaramente, come vedete, chi ha una componente psicopatologica post-traumatica ha spesso delle componenti di particolare intensità, gravità, esordio precoce,
alto grado di comorbidità, frequentemente uso di sostanze, disturbi, cioè sono quadri complessi che hanno questa genesi. Questo, per esempio, è il discorso delle depressioni traumatiche. Le depressioni traumatiche sono depressioni, purtroppo, molto frequentemente caratterizzate da comportamenti autolesivi. Esiste però in questi casi la possibilità, quindi, non solo che il trauma salti il livello del post-traumatic stress disorder, arrivi direttamente a livello depressivo, ma purtroppo esiste anche un doppio salto, la possibilità che persone esposte a un trauma saltino sia il PTSD sia anche l'aspetto traumatico e arrivi direttamente all'aspetto suicidario. E con un'azione diretta, allora fra poco vi farò vedere qualcosa che sostiene questi aspetti. La depressione. E ovviamente è difficile a volte, anche se ci sono degli elementi differenziali per capire se sono depresso o sono post-traumatic stress disorder, gli aspetti dell'irritabilità, degli disturbi del sonno, l'umore negativo possono essere condivisi, mentre l'anedonia è più spesso un elemento depressivo, ma soprattutto le depressioni post-traumatiche sono depressioni che hanno tre caratteristiche. La prima è la particolare resistenza ai trattamenti, la seconda è la ricorrenza, e la ricorrenza a volte è legata al fatto che le oscillazioni sono legate alle diverse ondate di elaborazione delle esperienze traumatiche, compreso nell'età evolutiva il fatto che una crescita progressiva anche delle nostre capacità introspettive, del nostro livello cognitivo, faccia sì che uno stesso evento venga di volta in volta, ad ogni salto evolutivo, riletto e rielaborato in un modo diverso. Io quando si parla con ragazzi è come se uno dice guarda la luna, come diceva Gombrich tanti anni fa, la puoi vedere con gli occhi nudi, la puoi vedere con un binocolo, la puoi vedere con un telescopio, con un cannocchiale o la puoi vedere con un telescopio. E sono quattro lune diverse. E il nostro cervello, man mano che va avanti nella fase dello sviluppo, può rileggere in modo diverso le esperienze, non solo, ma anche il contesto fisico nel quale viene letto il contesto ormonale, in cui vengono riletti esperienze precedenti, fa sì che ci siano delle elaborazioni nuove. E tant'è vero che a volte sono necessari degli interventi di elaborazione a seconda di questi scalini evolutivi. E questi possono in parte anche loro giustificare la ricorrenza, ma le ricorrenze possono essere anche intrinseche a questi fondi. E poi soprattutto c'è un livello molto molto alto di suicidalità e di comportamenti autolesivi. Nelle forme post-traumatiche non c'è nemmeno la differenza tra maschi e femmine, che a volte si vede negli altri, una percentuale che è difficile quantificare di tentativi di suicidio è su base post-traumatica. Il succo è ogni adolescente che ha avuto un'esperienza traumatica dovrebbe in ogni caso essere valutato per il rischio suicidario come elemento primario della sua valutazione. Questo è lo studio che aveva fatto il TAS. Il TAS, come sapete, è lo studio che avevano fatto per valutare l'efficacia della fluoxetina rispetto agli interventi non farmacologici e la terapia combinata e il placebo. Quello che era venuto fuori da questi aspetti, mentre la maggior parte dei dati portano che sono forme particolarmente resistenti. Il TAS, questo l'ho riportato, diceva che tirando fuori dal campione quelli che avevano avuto esperienze traumatiche, i risultati che si ottenevano con il trattamento farmacologico erano simili, cioè in questo caso l'esperienza traumatica non era un mediatore diretto, naturalmente, cioè un mediatore negativo. Il meccanismo attraverso il quale esperienze traumatiche, soprattutto precoci, possano essere collegate alla depressione, può essere sia diretto, ma è probabile, oggi questo noi sappiamo sempre di più, dati su queste cose, che ci siano degli effetti che le esperienze traumatiche hanno sul cervello. E attraverso una serie di meccanismi che oggi sono sempre più noti, sappiamo che le esperienze positive, ma purtroppo anche le esperienze negative, scolpiscono il nostro cervello sin dalle fasi iniziali dello sviluppo, attraverso l'aumento dello stress, l'effetto dei glucocorticoidi che abbassando la barriera ematoencefalica arrivano nel cervello. Modulano l'espressività genica di alcuni geni, per esempio quelli che producono i fattori di crescita neurale, il BDNF, e quindi attraverso questo potrebbero, sia nelle esperienze post, ma forse anche nelle esperienze prenatali della madre, attraverso i glucorticoidi materni che passano attraverso la barriera, attraverso la placenta nel sangue del ragazzino, creare nel cervello del ragazzino delle caratteristiche di sviluppo atipiche che rappresentano dei potenziali meccanismi di vulnerabilità, eh?
E questa alterazione, che diventa un'alterata plasticità sinaptica, alterazioni strutturali, perché questi fattori intervengono nella neurogenesi, nella sinaptogenesi, eccetera, questi fattori potrebbero essere chiamati in causa. Purtroppo esiste una situazione nella quale questo può essere visto, cioè questi sono stati fatti sui cervelli dei morti per suicidio, per andare a vedere alcune delle caratteristiche che potevano essere delle caratteristiche strutturali, nell'ipotesi che un'alterazione di questa plasticità strutturale potesse rappresentare, magari a distanza di tempo, un fattore di vulnerabilità per cui eventi esterni, ambientali, che possono essere le sostanze, possono essere traumi, possono essere l'isolamento sociale o possono essere il bullismo, eccetera, possono su un dispositivo neurale che è più vulnerabile rappresentare un fattore di rischio. E questi, per esempio, sono stati fatti in particolare su due, su un qualcosa che sono il famoso BDNF. BDNF, come sapete, è Brain-derived neurotrophic factor, è uno di quei fattori su quelle proteine che vengono prodotte nel nostro cervello e che modulano la neurogenesi e la sinaptogenesi, e che sono modulate da fattori esterni, e situazioni di stress possono ridurre la produzione di queste proteine e anche dei recettori a cui queste proteine si attaccano, sempre questo qui che si chiama TLR-Kb. Questo è uno studio che era stato fatto, questo qui ha lavorato a Chicago, questo qui poi sono stati fatti anche altri studi, però questo faceva vedere una cosa interessante. La diapositiva è complicata, ma ve la sintetizzo. Lui va a vedere sia l'espressività del BDNF col BDNF del RNA messaggero, sia il TRKB, che è il recettore, e andava a vedere com'erano nei pazienti di controllo e nei pazienti che si sono suicidati, con o senza depressione. La cosa che accomunava questi pazienti è che tutti quelli che si erano suicidati avevano tutti un livello basso, indipendentemente dal fatto che avessero o non avessero la depressione. Come se questo fattore fosse un fattore, cioè questo coinvolgimento di questi meccanismi che regolano la reattività biologica del nostro cervello, fossero presenti in tutti quelli che si suicidano, a prescindere dal fatto che siano depressi o non depressi. Come se potesse essere questo un fattore. Questo, per esempio, fa vedere che sia nella corteccia prefrontale che nell'ippocampo il BDNF è ridotto rispetto alle popolazioni di controllo. La stessa cosa avviene per il TRKB, ma qui non ce l'ho messo, la diapositiva, ma è lo stesso. E questo aspetto qui è stato valutato in maniera molto simile anche negli adolescenti. Anche negli adolescenti, per cui questa possibilità che ci sia un interplay tra fattori ambientali scatenanti, ma anche un elemento di vulnerabilità biologica che potrebbe essere stato favorito anche da fattori traumatici, crea una situazione di maggiore vulnerabilità. Naturalmente, questo aspetto per cui Savasandir, la depressione e anche la depressione post-traumatica rappresenta un fattore di rischio, è vero anche per altri tipi di disturbi. Come sappiamo, il disturbo bipolare è un altro fattore di rischio per il suicidio, ma anche i disturbi bipolari e anche i disturbi psicotici possono avere una genesi traumatica, e il disturbo bipolare post-traumatico ha delle caratteristiche di particolare intensità nel rischio suicidario. Perché i soggetti bipolari possono essere più a rischio di sviluppare comportamenti suicidari? Innanzitutto perché è più facile che ci siano famiglie bipolari, e in famiglie bipolari esistono soggetti che fanno uso di alcol, che sono più disorganizzati, più impulsivi, quindi creano un ambiente di rischio. È possibile che chi è bipolare si esponga lui stesso a situazioni traumatiche, sostanze, ma anche esperienze traumatiche. Ed è vero anche, ne parleremo dopo, che chi è bipolare è più facile che possa vivere in maniera particolarmente intensa, particolarmente amplificata, l'impatto emozionale che può derivare da alcune esperienze traumatiche. Tutto questo fa sì che il rapporto tra bipolare e trauma sia un rapporto bidirezionale, cioè il trauma può favorire l'evento bipolare, ma l'evento bipolare può favorire l'esposizione al trauma, comprese appunto anche le sostanze. Questi sono una serie di studi che fanno vedere che i disturbi bipolari post-traumatici sono un po' diversi rispetto ai disturbi bipolari non post-traumatici. È uno dei fattori che caratterizza i bipolari traumatici
È proprio quello che vedete lassù, la maggiore frequenza di tentativi di suicidio, e oltre a una serie di altri aspetti, tipo l'uso di sostanze, i comportamenti violenti, il peggiore stato premorboso, la minore aderenza ai trattamenti, sono pazienti, questi qui, particolarmente complicati. Questo è un altro aspetto importante, che è il rapporto tra traumi e aggressività e disturbi della condotta, di cui vi parlavo prima. Se uno va a vedere, questi sono i dati generali che fanno vedere che se voi prendete una popolazione di soggetti con disturbo post-traumatico da stress, la frequenza del disturbo della condotta è almeno un terzo e quasi due terzi quella con disturbo oppositivo provocatorio. Questi quadri misti in cui c'è la componente traumatica, la componente comportamentale e una disregolazione affettiva sono soggetti che hanno particolarmente frequenza, come vi dicevo, di entrare in comportamenti di rischio, in quello del recklessness che vi dicevo prima, cioè in cui apparentemente mettono in atto dei comportamenti rischiosi, gli incidenti, l'overdose sono degli esempi, e quindi muoiono attraverso questi comportamenti. La tipologia di questi pazienti che hanno un disturbo della condotta è particolare, perché come sapete ci sono... Oggi si parla molto dei pazienti cosiddetti callous and emotional, no? Sono pazienti freddi, pazienti con difficoltà di reciprocità, difficoltà di entrare nel rapporto con gli altri e di identificarsi con le emozioni degli altri, ma che hanno anche una freddezza emotiva. E questa è la cosiddetta psicopatia del callous and emotional. Questi qui, una seconda tipo di psicopatia che fu descritta stranamente negli anni 40, in epoca quando e Kleckley aveva parlato del callous unemotional, un altro, che mi sfugge il nome, ma parlò dei callous emotional, cioè dei pazienti che erano callous, cioè avevano assenza di empatia, di sensibilità, ma avevano un elevato stato di emozionalità intensa, molto negativa. Lui la chiamò la psicopatia secondaria, perché erano soggetti psicopatici, in cui la psicopatia non era primaria, ma era secondaria a eventi ambientali molto negativi. Per cui questi sono pazienti, e oggi noi vediamo, perché vediamo dei pazienti che hanno un disturbo della condotta, hanno una difficoltà di empatia, difficoltà di sensibilità sociale, ma anziché essere freddi e calcolatori, hanno un'intensa, la bassa autostima, l'ansia, la suscettibilità alla pressione degli altri, la paranoia, l'impulsività, che è diversa dal callous unemotional. E questi sono pazienti, ripeto, spesso li vediamo anche in pazienti, anche in adolescenti che hanno avuto delle esperienze, compresi quelli che arrivano da fuori con delle esperienze drammatiche alle spalle, in cui c'è da un lato questa difficoltà di empatia, dall'altro questa emozionalità negativa che è molto molto intensa. E tra l'altro questo è interessante perché quando noi abbiamo disturbi della condotta, tra virgolette, normali, se c'è una componente di ansia, questa componente di ansia ha generalmente un freno protettivo nei confronti dell'impulsività e dell'aggressività. Se andiamo invece a vedere nei soggetti callous, questa componente di emozionalità di ansia non è un fattore protettivo, ma anzi è un fattore di rischio psichiatrico, non solo di esplosività, ma anche di autolesività. E questo mix, che è un mix che negli ultimi anni è stato, qui ci sono Fanti, per esempio, che è uno di Cipro, nonostante il nome sia italiano, Timonis. Sono Poitras, l'hanno studiata in maniera particolarmente intensa ed è una popolazione all'interno di quelli che hanno questi comportamenti particolarmente intensa, con particolare riferimento in particolare nel sesso femminile, in cui la maggiore componente di ansia è associata a un maggiore componente di comportamento sociale. È un mix fortemente connesso con i comportamenti autolesivi. Questa è un'altra popolazione, questa è la popolazione di quelli con la DHD, sulla DHD e il fatto che la DHD possa essere un fattore di rischio, poi ne parleremo meglio dopo quando parleremo dei comportamenti autolesivi. Questo lo cito come un elemento messo là, ma noi abbiamo fatto questo lavoro in pazienti al solito bipolare, ma che hanno disturbi dello spettro autistico ad alto funzionamento. Ed abbiamo potuto realizzare, non solo per quello che ci diciamo noi, ma anche per quello che emerge dalla letteratura, questo quanto, e chi c'è qui, tra chi ci sente, che è molto molto più esperto e molto più consapevole di me su questo aspetto, di quanto la presenza di un disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento, soprattutto se associato, come spesso accade in adolescenza, a sovrapposizioni con disturbi dell'umore,
Questi pazienti sono pazienti che sono ad alto rischio proprio perché da un lato la consapevolezza del disturbo sociale che hanno e delle difficoltà di adattamento che aumenta progressivamente man mano che si... un trend che spesso questi pazienti hanno è quello di ridurre in qualche modo l'isolamento o la egosintonicità del loro distacco sociale, per cui il disturbo sociale in questi pazienti ad alto funzionamento che fanno parte dello spettro allargato, il disturbo diventa sempre più egodistonico, diventa sempre più simile a un'ansia sociale, per cui uno ci soffre per questi aspetti, anche se lo percepisce dentro la sua incapacità di condividere con gli coetanei gli aspetti emotivi, gli aspetti degli interessi, eccetera. Questa sofferenza che aumenta, se si sovrappone a un disturbo dell'umore, rappresenta un fattore molto elevato di rischio, non solo, ma anche la messa in atto di comportamenti suicidari particolarmente atipici o bizzarri, quindi anche meno prevedibili. Un altro aspetto riguarda i pazienti dello spettro psicotico, invece, sono un'altra storia. Sappiamo bene che i pazienti che hanno un disturbo schizofrenico possono sviluppare, cioè delle psicosi non affettive, come abbiamo detto prima, ma delle psicosi schizofreniche, hanno un rischio di suicidio molto elevato, lifetime in 15%, e c'è un rapporto in questi pazienti molto molto elevato tra tentativo di suicidio e suicidio realizzato. Cioè quando uno ha questo tipo di disturbi qui e fa un tentativo, spesso lo fa in maniera talmente drammatica, talmente intensa, talmente a volte atipica, che la realizzazione è molto molto elevata. C'è un fattore che è legato alle terapie, cioè le terapie antipsicotiche possono avere, come sappiamo, un tempo si parlava della depressione da neurolettici, per cui non solo tutti gli schizofrenici possono avere nella loro dinamica degli episodi depressivi, ma questi episodi depressivi possono essere favoriti da alcuni tipi di terapie farmacologiche. La prima generazione sono i più depressogeni, di quelli di nuova generazione il risperidone è più depressogeno degli altri, l'aripiprazolo un po' meno, l'olanzapina un po' meno, la quetiapina ancora un po' meno, però ecco, questo è un elemento particolarmente importante. In questo rientra due tipi, anche le depressioni psicotiche. Le depressioni psicotiche sono un elemento particolarmente importante, perché da un lato è importante che non vengano confuse con le schizofrenie, e questo a volte accade, perché quando uno vede un paziente che ha delirio o allucinazione, automaticamente il suo pensiero va verso il versante schizofrenico, laddove invece il primo versante dovrebbe essere quello dei disturbi affettivi. Cioè è più facile che dei deliri e delle allucinazioni si sviluppino nel contesto di un disturbo dell'umore depressivo o bipolare, semplicemente perché questo è molto più frequente rispetto, fortunatamente, rispetto alla schizofrenia. Mentre invece a volte viene fatta una diagnosi automatica di schizofrenia. È vero anche l'altro aspetto, cioè che pazienti schizofrenici spesso esibiscono deliri, allucinazioni e sintomi psicotici, soprattutto positivi, in maniera più esplicita, perché sono più fuori di testa e hanno meno freni dal punto di vista inibitorio. I depressi o i bipolari, soprattutto i depressi, che hanno un maggiore giudizio critico su questa sintomatologia, spesso non lo dicono. E quindi è importante in pazienti gravi di questo tipo andare a esplorare se sono presenti delle dispercezioni. Soprattutto quelle più importanti sono le dispercezioni uditive, cioè delle voci che generalmente in questi pazienti sono voci o di biasimo, o di vergogna, o di indegnità, o di perdita di speranza, ma soprattutto possono essere voci di induzione a comportamenti suicidari. A volte noi li vediamo, questi pazienti a volte si fermano, hanno delle reazioni di arresto, a volte si girano, guardano dietro di noi, alle nostre spalle, come se ci fosse un... A volte invece bisogna andargli a chiedere. Sono importanti queste forme qui, non solo perché sono particolarmente gravi, non solo perché orientano il nostro tipo di intervento terapeutico, ma perché spesso sono bipolari, la depressione psicotica è spesso una depressione bipolare, e soprattutto perché sono depressioni ad alto rischio suicidario. Quando abbiamo fatto prima quella lista dei contesti, la depressione psicotica è molto. Sono depressioni diverse rispetto alla schizofrenia, e quindi non sono depressioni che evolvono verso la schizofrenia, sono piuttosto stabili, devono essere riconosciute. E si vede un po' il contesto, la diagnosi differenziale è che, per esempio, queste forme di psicosi depressiva o di depressione psicotica sono caratterizzate da non c'è un deterioramento, non c'è una disorganizzazione, il linguaggio e il pensiero sono molto meno disorganizzati, c'è maggiore coerenza, i disturbi del pensiero sono più rari, i sintomi sono più spesso congruenti con il tono dell'umore, spesso
sono coincidenti con l'episodio depressivo, spesso sono in familiarità bipolari, spesso sono in evoluzioni bipolari e soprattutto nelle forme acute possono richiedere l'uso di antidepressivi, poi vedremo quali ovviamente da questo punto di vista. Questa è un po' questa distinzione di questo spettro, no, psicotico, per cui come oggi si vede, piuttosto che dare un colpo di accetta tra i bipolari, i depressi e gli schizofrenici, si vede questo elemento in cui questi sintomi negativi, sintomi cognitivi possono essere più del versante schizofrenico e mentre la mania, la depressione più dell'aspetto del versante affettivo, con le psicosi che possono essere i sintomi psicotici che possono essere presenti di qua e di là. E come sapete, questo è il Pentagono di Kapoor, e a seconda del profilo che assume il paziente, noi possiamo orientarlo più da una parte o possiamo orientarlo più dall'altra. E questa visione cosiddetta dimensionale, no, di questi quadri psicotici a volte è utile, anche è un po' come se fosse un continuum in cui voi potete vedere un paziente che ha un disturbo affettivo, la depressione, bipolare, eccetera. Poi soggetti che hanno disturbi affettivi ma con sintomi psicotici. È una depressione, ma all'interno di quella depressione voi avete un delirio, un'allucinazione in un paziente depresso, in cui il quadro stabile della depressione, nel contesto della depressione o del disturbo bipolare, compaiono i sintomi psicotici che poi vanno via. Poi avete il disturbo schizoaffettivo nel mezzo, in cui uno ha sostanzialmente un disturbo affettivo con un disturbo psicotico, in cui compare un franco e netto disturbo affettivo che può essere nello schizoaffettivo con le caratteristiche e i criteri dello schizoaffettivo, che può essere una depressione, può essere una mania, ma terzo elemento importante può essere la catatonia. Pazienti catatonici spesso vanno in questo versante qui, e qui ci sono anche gli autistici che vanno in questo versante con la componente catatonica. Poi andando avanti, voi potete trovare invece un disturbo schizofrenico in cui uno non ha un quadro categoriale specifico di tipo depressivo, ma dei sintomi affettivi. E questo è molto importante vederli perché ovviamente le nostre terapie potrebbero peggiorarli anziché migliorarli. Quindi uno può avere all'interno di un disturbo schizofrenico, non un disturbo depressivo, ma dei sintomi di depressione, di ansia, di agitazione, e poi il disturbo schizofrenico. Quindi è un continuum da questo punto di vista, e anche il DSM, questo è il DSM, che consente in questi pazienti qui, vedete, di prendere queste dimensioni transcategoriali, le allucinazioni, i deliri, il linguaggio disorganizzato, disorganizzazione del pensiero, l'aspetto cognitivo, la depressione, la mania, e per ciascun paziente voi potete fare una stadiazione, per ciascuna di queste dimensioni collocare e fare un profilo per vedere quanto dell'uno e dell'altro è presente in questi pazienti. Questo va nella direzione che effettivamente i confini sono confini abbastanza labili tra questi quadri, e in particolare la prudenza con la quale noi dovremmo avere la spinta a fare diagnosi di schizofrenia in pazienti che spesso sono pazienti che sono prevalenti sull'aspetto affettivo. Naturalmente questo è importante dal punto di vista prognostico, perché pazienti che hanno delle psicosi affettive hanno non solo delle esigenze terapeutiche, ma anche delle evoluzioni che sono certamente migliori rispetto a quelle delle psicosi schizofreniche. Questo era quello che vi dicevo sul concetto, che è un concetto che va preso con le molle, come tutti i concetti affascinanti, però questo si chiama il Polarity Index, che va a vedere per i farmaci antipsicotici quanto sono, tra virgolette, efficaci nel gestire la mania e quindi depressogeni, o quanto sono efficaci nel essere poco antimaniacali, ma poco. E questo, per esempio, questo punteggio che è stato fatto, questo è il gruppo di Vieta, di Napopovic, era ella che poi l'ha codificato meglio, che è stata una che è stata tanti anni in Italia, spesso viene in Italia a fare congressi, molti di voi la conosceranno, e ora lavora in Israele. E lei, questo fa capire come il risperidone sia il farmaco potente per la mania, ma il farmaco più depressogeno tra i farmaci antipsicotici atipici. La rilpivirina un po' meno, la ziprasidone che nessuno usa un po' meno, l'olanzapina meno ancora, e la quetiapina ancora meno. Quindi questo ci fa capire che se noi abbiamo un paziente depresso con depressione psicotica, il risperidone, dobbiamo starci attenti perché ce lo butta giù, ce lo calma, ma ce lo butta giù. Se io ho un paziente che ha fatto un tentativo di suicidio e c'è una depressione psicotica, il risperidone dovrei guardarlo con una certa prudenza, mentre a volte, per molti che fanno il nostro mestiere, l'accesso al risperidone è quasi un atto automatico, di accesso diretto. Questo è un po'
lo stesso discorso di quanto è potente per la depressione o per la mania il risperidone. Quel punto lì vuol dire che è pochissimo efficace rispetto, vedete, la quetiapina è 4, la quetiapina è il meno depressogeno di tutti. L'olanzapina un po' meno, la rilprazolo che viene contrabbandato a volte per essere un farmaco antidepressivo, lo è ben poco, l'olanzapina lo sarebbe meno se non avesse l'effetto devastante che è l'effetto metabolico. Sul risperidone conviene starci attenti. La clozapina, visto che stiamo parlando di farmaci antipsicotici, la clozapina è l'unico farmaco che ha avuto, l'FDA negli Stati Uniti gli ha dato proprio l'indicazione, ma è l'unico farmaco tra gli antipsicotici per i pazienti psicotici con dei comportamenti suicidari, è l'unico farmaco che ha dimostrato di ridurre il numero dei morti. E quindi ha avuto un effetto sugli schizofrenici di ridurre, e quindi questo farmaco in pazienti schizofrenici ad alto rischio suicidario dovrebbe essere, non solo in questi, particolarmente preso in considerazione. La clozapina è un farmaco diverso da tutti gli altri. Gli altri sono antipsicotici. Sono un po' meglio, un po' peggio, eccetera. Quando voi fate la meta-analisi, tutti se la danno più o meno, per cui il problema è vedere qual è il farmaco, la tipologia ai quali fa meglio l'olanzapina o il risperidone o la quetiapina, eccetera. La clozapina è ad altro livello, cioè che è superiore a tutti su tutto. Quindi in pazienti che non rispondono, che sono particolarmente gravi, non dare la clozapina è come non dare gli antibiotici, quello della polmonite. Ricordo che sulla base delle norme dell'Agenzia Italiana del Farmaco, in pazienti resistenti è possibile usare la clozapina in Italia a partire da 7 anni di età. E soprattutto la clozapina è particolarmente importante nelle very early onset, non c'entra qui col suicidio perché quelli non si ammazzano, ma nelle very early onset schizofrenia, cioè nelle schizofrenia ad esordio molto precoce, uno può provare a volte due farmaci, se vorrei essere sicuro, ma in molti di questi l'unico farmaco salvavita è la clozapina. Un altro aspetto riguarda invece nei depressi il problema del rapporto, non se ne può non parlare del rapporto tra antidepressivi e suicidi. Come sapete, intorno all'inizio degli anni 2000 c'è stato l'esordio di questa preoccupazione, che per certi versi era ragionevolmente documentata, sulla possibilità che l'uso di antidepressivi potesse favorire in qualche modo il rischio suicidario, inteso non come comportamenti suicidari, ma come suicidalità. Il concetto era quello di suicidalità che venne fuori soprattutto in quel momento lì, soprattutto quindi un qualcosa che coinvolgeva sia la componente ideativa, sia la componente comportamentale del suicidio. Ci fu una serie, prima l'FDA con Amab, che fece vedere, appunto, lo faccio vedere, cioè il succo era, si confrontavano tutti gli studi in cui c'erano stati gli antidepressivi e si confrontava il braccio che aveva preso il farmaco che aveva preso il placebo e si andava a vedere la presenza di suicidalità e si vedeva che il rischio era il doppio in quelli che prendevano il farmaco rispetto a quelli che prendevano il placebo. Sostanzialmente, grosso modo, il 2% di quelli che prendevano il placebo e il 4% di quelli che prendevano il farmaco avevano suicidalità. In senso lato, dal mannaggia m'ammazzerei al comportamento suicidario. Nessuno di questi aveva fatto un tentativo di suicidio. La stessa cosa poi fu sostenuta anche dal comitato inglese. Questo era un famoso studio che fece l'Ansia, Whittington, degli studi più influenti dell'epoca, che diceva che se si mettono pro e contro, l'unico antidepressivo che aveva un rapporto favorevole tra rischi e benefici del suicidario era la clozapina. Questa è un'analisi che aveva fatto Ahmad all'NIH, che dimostrava questo aspetto qui, in cui appunto c'era questo aspetto del 4 rispetto a 2, e prendendo tutte le indicazioni, il rischio era di 1,95, grosso modo il doppio, 2 rispetto a 1. E tra l'altro c'era l'ipotesi all'epoca che alcuni fossero particolarmente pericolosi. Uno era la venlafaxina e l'altro era la paroxetina. La paroxetina, come sapete, è la pietra dello scandalo. Ci fu all'epoca uno studio in cui veniva valutata l'efficacia della paroxetina negli adolescenti depressi, e in questi adolescenti depressi venne fuori che c'era questa emergenza di ideazioni o comportamenti suicidari. E questo però fu messo a tacere dallo studio, venne fuori giustamente un casino tremendo. La casa farmaceutica che produceva la paroxetina mandò a tutti i dottori, non ricordo, si chiamano le Dear Doctor Letter, Dear Doctor, caro dottore. Quando hai un adolescente con depressione, non gli dà la paroxetina perché gli può aumentare il rischio. Questo fu poi
questa cosa è stata un pochino sminuita, però l'effetto paroxetina è rimasto, per cui oggi, se voi avete un paziente che ha rischio suicidario, insomma, se gli date la paroxetina, poi ve la andate a cercare, ecco il rischio, anche se magari non lo è. Mentre, come vedete, la fluoxetina aveva un effetto un po' minore, il citalopram anche un effetto un po' minore, e anche la sertralina un effetto un po' minore. Questo era l'elemento interessante, che l'effetto è un effetto legato allo sviluppo. Questa era una meta-analisi che metteva dentro tutti i trial dell'FDA, quindi 100.000 pazienti circa, e in questi 100.000 pazienti si vedeva un effetto età. Cioè il rischio, più è lunga la sbarretta, più il rischio suicidario era grosso. Quindi sotto 18 anni il rischio era maggiore, tra 18 e 24 era un po' meno, da 25 a 30 anni era 1, quindi non c'era differenza tra farmaco e placebo, e man mano. Quindi era un aspetto che sembrava essere molto collegato all'età adulta, anche se un elemento importante è questo che prenderete. Cioè, se si vanno a prendere tutti i pazienti, si vede questo effetto di rischio. Se si vanno invece a vedere i pazienti che hanno risposto al farmaco, non si vede più il rischio suicidario, come se il rischio suicidario fosse legato in parte al farmaco, ma fosse legato anche alla efficacia del trattamento. Della serie, se io ho un paziente depresso, il primo obiettivo che dovrei seguire è cercare di migliorargli la depressione. Se quello mi migliora la depressione, il rischio suicidario scende. Ed è un fatto. Tant'è vero che noi, gli antidepressivi, non sono farmaci che migliorano il rischio suicidario, migliorano la depressione, ma non il rischio suicidario. Non c'è un effetto diretto che gli antidepressivi hanno. Questo era il TARS. Il TARS è il famoso studio sui quattro bracci, no? Quattro bracci, come vedete sulla destra, il braccio verde che fa la terapia combinata, terapia farmaco più psicoterapia. Il braccio viola è solamente fluoxetina, il braccio bianco è solamente psicoterapia e il braccio marroncino è il placebo. Tutti in realtà non c'è un effetto di peggioramento. Sulla base dell'ideazione suicidaria valutata prima e dopo, tutti migliorano. Ma c'è un gruppo che migliora nettamente più di tutti. Cioè, l'ideazione suicidaria, secondo questo studio, migliora più di tutti se uno fa la psicoterapia più il farmaco. Molto più di quanto se fa il farmaco da solo o se fa la psicoterapia da sola. Questo era un po' una suggestione che veniva da questo, nel senso di dire, ma se io ho un paziente con l'ideazione suicidaria, cosa dovrei fare? Il TAS mi dice che se faccio una psicoterapia e un farmaco è meglio. Interessante era sul TADS, quando e come venivano fuori questi eventi. Da qui si vede, questo è uno studio che ha fatto una persona che conoscete, io la conosco ormai purtroppo per me e per lui da più di 30 anni, che è Benedetto Vitiello, che ora è a Torino, è un carissimo amico ed era, insomma, già all'epoca era un pezzo di prima linea, e lui fece all'interno del TADS, partecipava al TADS, e andò a vedere quando c'erano questi eventi. Come vedete, se andrete a vederlo, la maggior parte di questi eventi sono ideazione suicidaria, non comportamenti suicidari. Ma l'elemento che è interessante è che nelle prime 12 settimane c'è una frequenza di eventi che è grosso modo 2,2 alla settimana. Nelle successive 24, che è il follow-up dello studio, scende a 0,7 alla settimana. Cosa vuol dire? Vuol dire che il rischio di eventi suicidari, eventi vuol dire o idee o comportamenti, nessun suicidio completato ovviamente, il rischio è maggiore nelle prime 12 settimane, è il triplo rispetto alle successive 24, ma non decade nelle successive 24, quindi l'attenzione deve essere lo stesso mantenuta. E soprattutto non è limitato alle primissime settimane, come si riteneva un tempo. Un tempo c'era l'ipotesi cosiddetta della dissociazione energia-umore. Io prendo la fluoxetina per farmi effetto ci mette 4 settimane, ma mi dà subito alla prima settimana energia. Quindi io continuo a essere depresso, ma ho più energia e questa energia mi dà la spinta per ammazzarmi. Quindi io le prime 2 settimane lo ricovero, così perlomeno gli do la terapia, poi dopo sono tranquillo. Non è vero, ovviamente. Per cui il rischio è abbastanza spalmato nei primi 3 mesi, dopo scende ma non declina mai. Sempre Benedetto aveva fatto poi con, chiaramente sempre con il gruppo dell'NIH e con John March e con altri, uno studio che è uno studio importantissimo, difficilissimo. Io mi ricordo quando se ne parlava, quando lui era negli Stati Uniti, e diceva che è estremamente difficile tirarlo fuori questo studio. Perché?
sono pazienti che hanno fatto un tentativo di suicidio negli ultimi 3 mesi. Continuano a essere depressi. Cosa gli si fa a questi pazienti, visto che c'è tutta questa storia sugli antidepressivi? Glielo do o non glielo do l'antidepressivo a questi pazienti che hanno fatto? E questa è una realtà nostra, cioè una realtà. Noi abbiamo un paziente che ha fatto un tentativo di suicidio, è depresso, cosa gli do? C'è stata una fase in Italia in cui prima di dargli un antidepressivo non si faceva sparare. Perché? Perché per medicina difensiva diceva se gli do l'antidepressivo e questo ammazza, mi danno la colpa a me. E quindi non glielo do. E questo continuava a essere depresso e quindi più uno era grave, meno prendeva antidepressivi, perché più era grave, più aveva ideazione suicidaria, più aveva ideazione suicidaria, meno prendeva antidepressivi. Per cui c'era questo aspetto che i pazienti più gravi non prendevano. In questo studio lui, anzi questo non è lo studio di cui vi parlavo, è questo lo studio di cui vi parlavo, che è questo qua, che è il TASA, perché era David Brent, che non mi ricordavo era quello che l'aveva fatto. E lui prese questi pazienti, vedete, pazienti 12-18 anni, con depressione, con un tentativo di suicidio negli ultimi 3 mesi, con un punteggio alla scala della depressione alta, e loro in questi pazienti avevano randomizzato. Non potevano randomizzare come nel TAS, perché non potevano fare un braccio di placebo con pazienti così gravi, per cui avrebbero voluto randomizzarli, questa era la difficoltà. Una parte prendevano la psicoterapia specifica, una specifica psicoterapia per i tentativi di suicidio. Una parte prendeva la farmacoterapia. Qual era la farmacoterapia? Gli SSRI, e se non rispondevano aggiungevano il litio. Il litio. Un terzo gruppo, entrambi, dovevano randomizzarli. Per essere randomizzati, i pazienti e i loro genitori devono dare l'autorizzazione. L'ha data l'autorizzazione solamente 22, gli altri 102 dei 124 hanno detto me lo scelgo io. E quasi tutti hanno scelto il braccio combinato. Both, cioè farmaco più psicoterapia. Quindi i dati non derivano tanto dalla randomizzazione, questa è una debolezza dello studio, ma derivano dal fatto. Se io ho dei pazienti ad altissimo rischio, gli faccio una terapia combinata, cosa succede? E il risultato è stato questo, è stato pubblicato, ed è importante, perché effettivamente si aveva con una terapia combinata che metteva la psicoterapia con il farmaco era l'antidepressivo, con il litio si aveva un miglioramento non solo, i dati poi li potete vedere per conto vostro, della sintomatologia depressiva, ma si aveva soprattutto un importante miglioramento del rischio suicidario sia a livello di comportamenti sia a livello di ideazione che scendeva a livello della popolazione di controllo. Questo fa pensare che armonicamente con quello che diceva il TAS, in pazienti che sono ad alto rischio di suicidio perché hanno un'ideazione elevata o che hanno fatto un tentativo di suicidio, il gold standard sembrerebbe essere quello di combinare una psicoterapia a una farmacoterapia. Qual è la farmacoterapia? Il TASA dice meglio un antidepressivo se non risponde il litio. Naturalmente dipende dai pazienti, perché se voi avete un paziente con una storia bipolare o con una familiarità bipolare, ma anche se avete un paziente depresso, con un'elevata componente di impulsività, il rischio che poi voi dandogli l'antidepressivo possiate agire su questa componente impulsiva esiste, per cui uno può scegliere se dare l'antidepressivo e basta su pazienti fortemente inibiti. Se può dargli un farmaco, invece una terapia solamente con litio, se sono pazienti particolarmente impulsivi, o dargli una terapia doppia. E la terapia doppia può essere fatta sia simultaneamente sia in tempi diversi, cioè partendo con litio ed eventualmente associando dopo l'antidepressivo o facendo il percorso diverso. Litio è ovviamente allo stato attuale l'unico farmaco che ha evidenze non sugli schizofrenici, ma in generale sui suicidi di maggiore efficacia. Questo è, sono vari studi che hanno sostenuto l'efficacia del litio su questi pazienti. Questa è una delle ultime meta-analisi che ha fatto Cipriani a Londra, con una meta-analisi che sottolinea che il litio può avere non un effetto clamoroso, ma può avere un effetto nel ridurre nei pazienti con disturbi dell'umore, compresa la, come vedete, la depressione unipolare. Quindi, nella depressione unipolare, il rischio è associato a una riduzione del rischio suicidario, non solo nelle depressioni bipolari. Questo perché probabilmente l'effetto del litio è un effetto non solo sull'umore, ma anche su una componente aggiuntiva che è la componente impulsiva. Il litio ha un effetto antiimpulsivo, a prescindere dall'effetto antidepressivo o antimaniacale. E
E tant'è vero che lo si usa a volte in pazienti che hanno una disregolazione emotiva con comportamenti aggressivi per ridurre questa componente. Quindi in queste situazioni qui, questo è un po' il succo della cosa, e le conclusioni di Cipriani sono: il litio è un trattamento efficace per ridurre il rischio di suicidio in persone con disturbi dell'umore in senso lato, e appunto sottolinea perché c'è qualche evidenza che il litio riduce l'aggressività e possibilmente anche l'impulsività, che potrebbe essere un altro meccanismo che media l'effetto antisuicidario. Non vi parlerò invece della chetamina. La chetamina, come sapete, è venuta fuori negli ultimi anni come un potenziale farmaco che poteva agire sulle ideazioni suicidarie già alla prima somministrazione. Io ho avuto sempre un po' di perplessità, tant'è vero che poi non ho partecipato al trial che è stato fatto sulla chetamina, e i trial che sono stati fatti poi hanno cambiato la direzione dei trial stessi, nel senso che da effetto antisuicidario è diventato un effetto sulla depressione resistente, non più sul suicidio, e anche i dubbi che esistevano sin dall'inizio sul fatto che l'effetto antisuicidario sull'ideazione, anche se immediato, potesse mantenersi nei giorni successivi, esistevano ben poche evidenze, e io ho notevoli perplessità su questo tipo di trattamento, non avendone poi un'esperienza diretta, non ve ne parlo, e quindi questo è un po' il succo della storia. Quello che vi dicevo sulla depressione e suicidalità, vi dico quello che penso sul rapporto tra depressione. Io penso che ci sia un rapporto tra antidepressivi e suicidalità, che è un rapporto prevalentemente sulla componente ideativa e molto meno sulla componente comportamentale. Ci sono pazienti che effettivamente hanno una comparsa di ideazione suicidaria dopo che hanno iniziato un trattamento con antidepressivi. E lo dicono, tant'è vero che bisogna chiederglielo, e lo dicono: io se ce l'avevo prima, ce l'ho ora. Questo è un tipo di ideazione suicidaria emergente. Emergente vuol dire che è venuta fuori dopo l'inizio della sintomatologia, dopo l'inizio della terapia, non prima. Questa è una eventualità da tenere molto sotto considerazione. Può indurre a una riduzione del trattamento antidepressivo, può indurre anche a una sospensione del trattamento antidepressivo. È diversa rispetto a una ideazione suicidaria antecedente. La ideazione suicidaria antecedente l'inizio della terapia farmacologica non è un fattore che possa essere considerato come impedimento per l'introduzione di un antidepressivo. Anzi, può essere un fattore che ne aumenta, perché vuol dire che lui ha una depressione grave con ideazione suicidaria. Se io la depressione non gliela curo, l'ideazione suicidaria, ma anche la depressione, gli resta. Quindi, chiaramente, con tutte le cautele, eventualmente con l'associazione del litio che ha un effetto maggiormente protettivo, eccetera, ma non è una. Diverso invece è l'ideazione emergente. Quindi nel problema del rapporto tra antidepressivi e suicidio, l'elemento fondamentale è la preesistenza o la successiva comparsa di azione suicidaria. L'elemento fondamentale è l'effetto protettivo. Qui ho messo della CBT perché tutti i dati sono dati che sia il TADS che il TASA orientano verso questa dimensione della suicidalità come protetta dalla combinazione del farmaco e della psicoterapia. Perché la psicoterapia è un fattore protettivo? Possono essere, primo, perché può ridurre nell'immediato il rischio di passaggio dall'ideazione al tentativo di suicidio, lavorando proprio su questa componente qui. Può gestire meglio con il paziente non solo la esposizione, ma anche la elaborazione del ruolo di fattori stressanti pregressi, ma anche attuali. Può gestire meglio l'impatto dei conflitti familiari, può dare strumenti per gestire l'aspetto dell'irritabilità, dell'impulsività, ma anche dell'ansia. L'ansia, come vi dicevo, è un fattore che a volte è il fattore scatenante e precipitante. E poi, non ultima, anzi, è uno strumento che consente di monitorare l'andamento della transizione dall'ideazione del comportamento suicidario, per cui in pazienti che hanno un rischio suicidario di questo tipo, la possibilità è quella, o che hanno fatto dei tentativi, è certamente di impostare una psicoterapia, ma in presenza di una situazione clinicamente significativa, questo non vuol dire che non debbano essere dati degli antidepressivi. Questo è un po' un protocollo, ora lo vedremo fra poco anche per quello che riguarda le tagliatrici.
ma cosiddetti self cutters. Ma questo è il protocollo che quando arrivano ragazzi noi cerchiamo di utilizzare. Ovviamente la Key Disaster si fa a tutti, la CG Severity e la CGAS per la compromissione, la Columbia, che come vi ho detto è la scala di valutazione sia della gravità ma anche della tipologia e che consente di stadiare in qualche modo anche un livello di gravità e di del rischio. Questa è la scala che si utilizza per valutare in questi pazienti se ce l'hanno avuto o se ce l'hanno i comportamenti autolesivi. Lì analizza tutte le forme di autolesività, definendo anche la frequenza, che è un elemento come vedremo un po' importante, la gravità, la durata e la tipologia di questi, con una serie di punteggi da 0, che è mai, non lo faccio mai, a 3 lo faccio spesso. Poi c'è, questa è, per il suicidio si chiama la MAST. MAST è una scala che valuta l'attitudine nei confronti della vita e nei confronti della morte, cioè la paura della vita, la paura della morte, la spinta nei confronti della vita, del suicidio nei confronti della morte. Quindi sono 4 dimensioni diverse: l'attrazione per la vita, la repulsione alla vita, attrazione per la morte, repulsione alla morte. È carina, interessante. Poi questa è la Barratt. La Barratt, come sapete, è la scala per l'impulsività. L'impulsività è un fattore importante nel condizionare comportamenti autolesivi, sia suicidari che non suicidari. E qui c'è un'impulsività cognitiva, motoria e un'impulsività non pianificata. C'è anche appunto una taratura che ha fatto Fossati a Milano con Barratt direttamente, è anche uno strumento utile questo qui. Quella è la back hopelessness, che valuta la hopelessness, cioè la perdita di speranza sul futuro. È un meccanismo, quindi i sentimenti a basso sulla base del futuro, la perdita di motivazione, le aspettative. È stata tarata anche sugli adolescenti ed ha una misura di questa dimensione temperamentale e personologica, che è la hopelessness. E poi quella lì che è la RED, la scala di valutazione della resilienza, che valuta 5 aree, che sono i 5 fattori della struttura di questo strumento, che sono la competenza personale, la competenza sociale, lo stile strutturato nell'affrontare la situazione, la coesione familiare e le risorse sociali. E dà un po' una misura di quello che è il livello della resilienza. Questo è grosso modo, ovviamente non è che lo deve fare tutti, a fine di ricerca uno lo può fare tutti, a fini clinici può applicare l'uno all'altro a seconda del paziente che ha di fronte, ma sono un po' al di fuori di quelli che sono gli elementi classici, gli elementi di valutazione, insomma, questi del self-injuries. Sono situazioni in cui uno si fa del male senza avere un intento suicidario. Sono, come sapete, prevalentemente femmine, 9 su 10. A volte, quando sono maschi che hanno disturbi nell'identità di genere, e lo scopo è vari, come vedremo fra poco: da ridurre il dolore mentale, le emozioni negative, l'ansia, il vuoto, la tensione, risolvere un conflitto. La caratteristica è che quando uno fa una cosa del genere, dopo sta la sensazione immediata di sollievo. Se c'è, nelle forme drammatiche, nelle quali c'è una componente ripetitiva, una parte di queste sviluppano, come vedremo fra poco, questo meccanismo, che è il meccanismo del craving. Questo lo vediamo spesso purtroppo in quelle che sono talmente gravi da dover essere ricoverate, nelle quali l'atteggiamento che viene utilizzato come per i pazienti con tossicodipendenza, cioè di andarli a vedere, si nascondono da qualche parte nella mente, i tagli, eccetera, perché loro hanno, esattamente come nelle tossicodipendenze, la sensazione nel momento in cui non fanno queste cose di urgenza, sia l'astinenza mi manca, sia la tolleranza, man mano che vado avanti ho bisogno di una dose sempre più forte, sia la situazione di urgenza, come quelle che devono vomitare tra le bulimiche, come le tossiche per quello, i tossici per quello che riguarda le sostanze. Cioè devo andare in bagno, vanno in bagno e poi di nascosto tirano fuori dalla custodia del cellulare o dalle calze o magari hanno preso la posata di plastica, l'hanno rotto un pezzettino e con quello come se fosse realmente una. Naturalmente molti di questi sono quelli gravi che vengono da noi. La maggior parte noi vediamo la punta dell'iceberg, perché molti di questi non hanno mai avuto. Il contesto è il contesto più vario, perché questa è una via finale comune per cui potete trovare quelli che hanno l'ansia sociale e le difficoltà relazionali. Poi potete trovare persone che hanno invece molto impulsive, hanno le difficoltà di autocontrollo, persone che sono depresse, con bassa autostima, autobasimo, che utilizzano questo meccanismo, quel senso di colpa. Molti invece non hanno senso di colpa, ma hanno senso del vuoto. Per cui dicono: io sento talmente vuoto che l'unico modo di riempire il mio vuoto
è colmarlo con dolore fisico. Altri invece lo fanno per attirare l'attenzione e quindi si fanno i tagli sul braccio e vanno a Natale tutte sbracciate per far vedere a tutti che hanno i tagli. Altri lo fanno in relazione a eventi stressanti esterni, scolastici, eccetera. Altri lo fanno scatenati dall'ansia prestazionale, scolastica, timori del fallimento. Altri lo fanno perché hanno l'identificazione col gruppo, per cui fanno il gruppo. Altri, abbiamo visto un altro giorno, qui nei puntini c'era quella, l'ho levata, mi sono dimenticato di appunto l'ho cancellata, sono quelle che lo fanno a fini quasi ossessivi. Abbiamo vista una l'altro giorno che aveva tutta una serie di tagli, ma erano tutti assolutamente simmetrici. Quelli del braccio destro e quelli del braccio sinistro non solo erano esattamente nello stesso numero, ma anche la distanza tra un taglio e l'altro era accuratamente analizzata, una forma di controllo sul corpo che c'è su questo. Rimane l'aspetto molto aperto del rapporto tra NSSI e rischio suicidario. Tendenzialmente è legittimo dire sono due cose diverse e non c'è una transizione tra l'una e l'altra, anche se questa effettivamente non può essere esclusa. Vi dicevo della possibilità che questa transizione sia, ma riguarda una percentuale molto molto ridotta di persone che fanno il self-harm, e poi sono tutti quelli che fanno il self-harm nella community, che è esattamente come succede per le condotte di eliminazione alimentare. Sono talmente frequenti le condotte di eliminazione alimentare, dal vomito alla iperattività fisica, eccetera, solamente una parte vanno dai dottori, e questo fa parte ovviamente della dimensione adolescenziale. Perché? Perché ci sono i fattori mediatici, c'è internet, c'è la pubertà, c'è il fatto che c'è un aumento del lobo limbico rispetto al lobo frontale, quindi c'è più urgenza e meno controllo. Tutto quello che vogliamo, però questo è un elemento in cui ci sono dentro mille cose. E non esiste quindi la malattia, ma esistono diversi ragazzi, ciascuna con caratteristiche. Per esempio, come vi dicevo, sono quelli che hanno la disregolazione emotiva, che è un elemento, secondo me, abbastanza trans, nosografico, come vedremo dopo. Altri hanno altri livelli di aggressività interpersonale, altri sono più impulsivi, altri vivono in un contesto inadeguato, altri hanno delle distorsioni cognitive per cui interpretano l'esterno in un modo completamente alterato, altri sono bullizzati, altri hanno le esperienze traumatiche precoci, molti hanno l'aspetto dell'alessitimia, cioè questa difficoltà di dare un nome e un significato alle emozioni, per cui c'è questa traduzione somatica delle emozioni senza la capacità di elaborazione. Quindi è un contesto che è un contesto molto, molto, molto eterogeneo. Un elemento importante di distinzione è quello che distingue tra le forme occasionali, che sono molto frequenti e ci capita di trovarle in pazienti che vengono a noi per tutt'altro, disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, disturbi del comportamento, e che hanno avuto una fase nella quale mettevano in atto, che poi hanno superato senza lasciare delle tracce, eccetera, rispetto a persone che invece lo fanno con una sistematicità, e quelle che lo fanno in una sistematicità lo possono fare nell'ambito di ogni ben di ovviamente depressione, ovviamente disturbo bipolare, ovviamente disturbo del controllo degli impulsi della condotta, come vedremo, disturbo della condotta, quello che vedevamo prima, disturbi della personalità, prima si diceva sono tutti borderline, oggi si è capito che effettivamente la cosa è un pochino più complicata, il disturbo post-traumatico da stress, i disturbi d'ansia, compresi il rifiuto scolastico, ovviamente importantissimo i disturbi della condotta alimentare, di gran lunga di più nelle condotte di tipo quelle impulsive, cioè quelle di tipo bulimico. Non è raro che sia appunto l'associazione tra vomito, tagli e uso di sostanze, per esempio, che è un pattern in ragazze. E prima erano 16, 17, 18 anni, ora stanno abbassando l'età in maniera drammatica. Ci sono vari meccanismi che possono essere alla base di questi comportamenti. Uno è quella della disregolazione emotiva, di cui parleremo dopo, ed è secondo me un elemento importante. C'è un aspetto che è quello legato alla condivisione di un elemento che fa sentire parte di un gruppo. C'è un altro meccanismo che fa parte dei comportamenti autolesivi come autopunizione. C'è un altro elemento che fa parte del se non capite con le parole, io ve lo faccio capire con i fatti. Cioè quindi quando ci sono dei fallimenti nelle strategie comunicative che possono essere legate o una scarsa ricettività dell'ambiente, oppure ha un difetto primario che uno ha nell'esprimere queste cose. Sono stati fatti anche dei meccanismi sulla possibilità che ci potessero essere in qualche modo delle alterazioni, ma sono, secondo me, molto poco, così come lo erano stati per gli autistici, molto poco credibili questi meccanismi
sull'alterazione degli oppiati, dell'analgesia, tant'è vero che i tentativi che vengono fatti, sono stati fatti con gli autistici, nei comportamenti autolesivi e anche nei Tourette, sono stati ben poco efficaci quelli con farmaci che agiscono sul sistema degli oppiati, tipo naloxone, naltrexone, eccetera. Un elemento importante, qui scorro perché è un elemento, sono vari elementi. Un elemento importante è l'elemento dell'impulsività, cioè questo è un modo rapido e immediato di gestire il rapporto con una qualsiasi voglia emozione negativa, che sia l'ansia sociale, che sia la depressione, che sia la solitudine, o che sia la rabbia, o quello che vi pare. Questo è un meccanismo impulsivo che consente di arrivare al raggiungimento rapido della riduzione senza meccanismi dell'ora. Quindi l'elemento dell'impulsività, che vi dicevo prima, è una dimensione che è importante analizzare in questa situazione. Un altro è la capacità di bloccare la crescita delle emozioni. Non solo, non tanto le emozioni positive, questi sono degli studi, non è solo questo, altri che hanno messo in evidenza come la capacità di controllo inibitorio sull'incremento emozionale è buona di fronte alle emozioni positive, è abbastanza comprensibile, mentre lo è molto meno di fronte alle emozioni negative. Di fronte a emozioni, stimoli emotivi negativi, il deficit di inibizione o di controllo mentale come può avere è talmente scarso che c'è una tendenza molto rapida e molto diretta all'accesso all'agito. Questo invece è quello delle azioni parlano più a volume più alto delle parole, e lì le chiacchiere non costano il riso, che è il cinese, che vogliono dire, insomma, i discorsi che porta via il vento, potremmo dirli qui da noi. Per cui uno ha una progressione del modo di esprimere, soprattutto se c'è un impairment nella capacità di espressione anche verbale, no? Questo è uno dei motivi per cui a volte questi ragazzi hanno una difficoltà quando se ne parla di parlare delle loro emozioni, tra parlare, il lamentarsi, l'urlare, il graffiarsi e il tagliarsi, c'è una progressione che è una progressione appunto che per cui le parole, le azioni diventano sempre più, così, più rumorose, delle parole. E quindi questo è un linguaggio in uno che ha difficoltà a parlare. Questo è un altro pezzo della dimensione. Una parte ce l'hanno, questi non tutti ce l'hanno, ma quando ce l'hanno è un grosso problema. Come che è l'astinenza, la dipendenza, la tolleranza e l'astinenza. È stato anche questo richiamato in gioco il sistema degli oppioidi, ma con scarsa consapevolezza. Questi sono pazienti che hanno questo aspetto della urgenza e anche della manipolazione, del fatto di nascondere, di doverlo fare per forza. E con l'elemento della tolleranza. La tolleranza, come succede per chi lavora, per chi sta davanti al computer, o per chi fa il gioco d'azzardo, o per chi ha altri tipi di dipendenze comportamentali, cioè di la tolleranza, quello che basta fino a un certo momento non basta più. Per cui aumenta, aumenta, aumenta. E il senso della insoddisfazione, se c'è un qualcosa che differisce, il senso del benessere. Dopo che è un elemento, non tutti ce l'hanno, per alcuni è veramente drammatico. Questo è invece l'area degli eventi vitali negativi. È un'altra area che è importante esplorare. In molti di questi pazienti c'è una particolare sensibilità, ma fra poco lo vedremo. Una parte di queste, che parte di sensibilità la vedremo dopo quando parleremo della disregolazione emotiva. E una parte di queste hanno un pensiero ossessivo e un pensiero ruminativo. Molte di queste ragazze hanno effettivamente una tendenza a ruminare non solo sul versante traumatico, elaborano e poi elaborano e poi elaborano e poi ruminano, e in questo modo la cosa diventa sempre più grande, ma anche un approccio quasi ossessivo e compulsivo a questa dimensione. Non ce l'hanno tutti, alcune ce l'hanno, ma per alcune è così. Questo è un po' l'elemento, il contenitore generale, che è l'elemento della disregolazione. Pazienti di questo tipo generalmente hanno una disregolazione generale che riguarda quella emotiva, cioè la difficoltà di gestire le loro varie emozioni, soprattutto la rabbia, la tristezza, la megalomania e l'ansia, che sono un miscuglio. Quando se ne parla a questi ragazzi, è facile attirare la loro attenzione quando appunto si parla di questo elemento per cui uno passa costantemente o rapidamente, in uno stato di ansia, in uno stato di eccitazione, voglio fare quello che voglio, stato di depressione, non valgo nulla, stato dell'ansia, ho paura di tutto, e lo stato della rabbia, voglio uccidere tutti, in
in maniera molto. Poi c'è la disregolazione interpersonale, che è la tendenza a amplificare l'intensità delle interazioni con gli altri e quindi a considerare, come vedremo fra poco, anche eventi banali come dei grandi tradimenti o delle grandi abbandoni o delle grandi esclusioni. Un'altra disregolazione è quella del senso di identità, cioè il senso di una percezione molto aleatoria della compattezza di quello che è uno se stesso. L'altra è la disregolazione comportamentale, cioè il passaggio rapido verso comportamenti impulsivi e con scarsa capacità del rischio, e anche la disregolazione cognitiva, ad esempio con i fenomeni dissociativi, con una scarsa coerenza e compattezza della qualità del pensiero, con pensieri che scappano, ad esempio con i pensieri paranoidei. Questa è la disregolazione emotiva, come sapete, che è un elemento che è molto, cioè, noi qui siamo un po' partiti. La disregolazione emotiva vuol dire, questa sarebbe la curva che sta sotto, è la curva normale della regolazione emotiva. La disregolazione emotiva avviene con una soglia bassa, con un incremento molto rapido, con un picco molto più alto e con una lenta normalizzazione. È una alterazione della regolazione emotiva. In quanto tale, questo tipo di regolazione, almeno noi la interpretiamo, in cui c'è la reattività, l'intensità e la regolazione, no? Queste sono le tre componenti. La parte sinistra della curva, la reattività e l'intensità, è più limbica, energia, la parte della regolazione è più alta, cioè più prefrontale. E questo è l'equilibrio. Alcune ce la possono avere più uno, più l'altro, ce la possono avere entrambi. Generalmente sono forme molto precoci. La nostra visione della cosa è che questo rientri nell'ambito dei disturbi del neurosviluppo. Come uno può avere un'alterazione del neurosviluppo sociale, l'autismo, del neurosviluppo cognitivo, la disabilità intellettiva, del neurosviluppo linguistico, disturbi del linguaggio, del neurosviluppo motorio, il disturbo della coordinazione motoria, del neurosviluppo delle funzioni esecutive, la DHD, queste sono tutte le malattie che fanno parte del capitoletto dei disturbi del neurosviluppo. Naturalmente, il capitoletto di sviluppo ci mette dentro solamente una parte. Una domanda è: ma come sono fatti quelli che hanno un'alterazione dei meccanismi biologici di regolazione delle emozioni? C'hanno la disregolazione emotiva. E ovviamente non è in questo momento una malattia. Noi l'abbiamo studiata prevalentemente appoggiata agli altri disturbi del neurosviluppo, partiti con la DHD, con la disregolazione emotiva. Poi si è visto che c'erano gli autistici con la disregolazione emotiva. C'erano le Tourette con la disregolazione emotiva, c'erano la disabilità intellettiva, ma poi si è visto che la disregolazione emotiva era una dimensione che poteva associarsi al disturbo ossessivo compulsivo, come vedremo, che poteva associarsi ai disturbi del comportamento, oppositivo provocatorio. Cioè è una dimensione che però ha una sua dignità evolutiva. I ragazzini come sono fatti? Sono ragazzini che sin da piccoli hanno un'espressività emotiva amplificata, hanno l'irritabilità, hanno la ridotta tolleranza alle frustrazioni, hanno l'impulsività comportamentale, perché quando vanno al picco perdono il controllo sui loro comportamenti, hanno le crisi di collera improvvise quando sono un po' più grandi, hanno la facile eccitabilità, la disforia quando sono più grandi. A un certo punto gli arriva anche l'ansia. Poi gli arrivano poi più facilmente evidenti le oscillazioni dell'umore, soprattutto gli arriva questa cosa di cui parleremo, è l'elevata sensibilità interpersonale, cioè hanno questa amplificazione nell'intensità emotiva dei messaggi sociali, hanno poi l'aggressività auto-etero-diretta e hanno questa disfunzione globale. Questo è un po' un pattern, che è il pattern della disregolazione emotiva, che è un fattore transnosografico di vulnerabilità che si innesca in vari tipi di disturbi, per cui noi possiamo avere una de depressione con disregolazione emotiva. Possiamo avere un disturbo bipolare con disregolazione emotiva e uno potrebbe dire: ma tutti i disturbi bipolari hanno la disregolazione emotiva. Aspettate. Poi c'è il disturbo ossessivo, i disturbi del comportamento espresso, il disturbo della condotta o il disturbo oppositivo con disregolazione emotiva. E all'interno di questi quadri clinici la disregolazione emotiva definisce dei fenotipi specifici. Come capite, è un approccio non categoriale alla cosa, no? C'è la depressione, c'è il bipolare, c'è quello, ma è un approccio dimensionale in cui c'è una dimensione transnosografica che ci consente di scomporre i vari disturbi in un modo che è un modo più utile per comprendere i pazienti e per curare i pazienti. La depressione è come il mal di pancia, è come se dici: che malattia c'hai? Il mal di pancia. E il mal di pancia può avere 10 modalità diverse di essere. La depressione, ci sono vari tipi di modi di essere depressi, vari modi di essere ossessivi, eccetera. La presenza di queste dimensioni, che oggi
vengono utilizzate, l'irritabilità, la disregolazione emotiva, l'empatia, sono dei modi attraverso i quali il discorso dell'empatia ci ha consentito di distinguere all'interno del discorso della condotta forme molto diverse, anche se la categoria è sempre quella. Questo è uno dei modi attraverso i quali noi possiamo fare un passo avanti nella comprensione della psicopatologia, perché come si dice da 1000 anni, ma non si fa mai nulla, le nostre categorie diagnostiche sono categorie diagnostiche che mettono dentro pazienti completamente disomogenei l'uno rispetto all'altro e ci aiutano fino a un certo punto. La scomposizione, l'altro potrebbe dire, eliminiamo, come aveva fatto l'ipotesi dell'NIH, eliminiamo le categorie, analizziamo solamente le dimensioni, l'irritabilità, il callous emotional, la disregolazione emotiva, a prescindere dalla categoria, perché queste dimensioni hanno un collegamento con la dimensione biologica molto più stretto rispetto alla depressione. Però era una teoria. L'idea era che il DSM-5 sarebbe stato fatto non più sulle categorie, ma sulle dimensioni. E ovviamente è fallito. Mettere insieme questi due aspetti può essere utile, cioè utilizzare le categorie diagnostiche, ma all'interno delle categorie diagnostiche utilizzare degli specificatori dimensionali che ci consentono di individuare questi aspetti. Noi ci siamo appassionati a due specificatori. Il primo è stato l'aspetto dell'empatia e quindi l'aspetto del callous emotional come specificatore all'interno, per esempio, della DHD, di ADHD con deficit di empatia. L'altro era quasi speculare la disregolazione emotiva. Un altro che abbiamo cominciato a lavorarci è il narcisismo. Il narcisismo è una malattia, ma è una dimensione che abbiamo pubblicato qualche cosa, non so se qualcuno l'ha visto, proprio sui disturbi, la dimensione narcisistica nei vari, scusate, nei disturbi della condotta. Perché caratterizzi in questo modo all'interno delle categorie, dei sottotipi e delle dimensioni utilizzando degli strumenti che sono degli strumenti condivisi. No? A me mi sembra che già abbia un po' la disregolazione emotiva, ma provare a mettere a fuoco, che quello è il problema, degli strumenti che caratterizzino questo. Questo, per esempio, è la disregolazione emotiva nella DHD. La DHD, il 40% c'è la disregolazione emotiva. Un tempo la disregolazione emotiva era parte della DHD. Quando c'era l'epoca del minimal brain dysfunction, quelli con capelli bianchi se lo ricordano, il minimal brain dysfunction era iperattività, impulsività, disturbo dell'attenzione e disregolazione emotiva. Poi la disregolazione emotiva è stata tolta e messa come carattere associato rispetto alla triade, ma il 40% degli ADHD c'è la disregolazione emotiva. E questo è più tipico di quelli che hanno la combinata, ma soprattutto la disregolazione emotiva è tipico di quelli che mantengono la DHD quando crescono. Tant'è vero che negli adolescenti, soprattutto negli adulti, la disregolazione emotiva è un elemento caratterizzante. Questo è la DHD, la scala di produzione della DHD, l'aiuta, quella la BUS, quella che gli adulti la conoscono, per fare la diagnosi della DHD, che ha 7 aree, di cui 4 sono quelle classiche della DHD. Disturbo attentivo, l'iperattività che diventa negli adulti restlessness, cioè incapacità di stare fermi. L'impulsività e poi soprattutto negli adulti diventa cruciale la disorganizzazione. Queste sono le 4 aree classiche, ma poi sono le 3 diagnostiche per la DHD, che sono il temper control, l'affective lability e l'emotional overactivity. Non sono una comorbidità, sono la DHD con l'emotional dysregulation. Temper control vuol dire irritabilità con esplosioni di breve durata. L'affective lability sono oscillazioni verso l'alto e verso il basso. E la reattività emotiva vuol dire essere in grado di reagire in maniera eccessiva a stimoli troppo bassi, compresi quelli d'ansia, la sensazione di essere travolto dal mondo, eccetera. Tutto questo è emotional dysregulation. Il 40% degli ADHD c'ha questi. Se uno non c'ha nella testa che l'ADHD c'ha l'emotional dysregulation, questi qui li confonde, li chiama borderline, li chiama bipolare, questo è l'ADHD. Tant'è vero, e c'è uno dei modi, noi si è utilizzato questo modo qui, questo è uno dei modi facili per analizzare l'emotional dysregulation, è la CBCL. Prendete la CBCL, sono 3 scale della CBCL, che sono attention, aggression e anxious depression. E se queste 3 scale sono di 2 deviazioni standard sopra il livello standard, cioè il punteggio di queste 3 scale sopra 210, questo è stato chiamato nel passato da Biderman, eccetera, il dysregulation profile. Quindi se io ho una ADHD, gli faccio la CBCL, se c'è questo elemento, io trovo che questo elemento caratterizza ADHD con disregolazione emotiva. Ma questa disregolazione io la posso avere anche nei disturbi dirompenti, cioè nel disturbo oppositivo provocatorio soprattutto. Come sapete, nel disturbo oppositivo provocatorio di oggi, non se ne parla, sono 3 aree. Una è l'area della disregolazione emotiva, l'altra è l'area della impulsività, la terza è l'area
della freddezza. E queste tre aree sono tre aree particolarmente diverse l'una rispetto all'altra. Noi possiamo avere tre tipi di disturbo oppositivo provocatorio molto diversi: quelli caldi, quelli freddi e quelli impulsivi. Quelli che hanno la DHD con l'emotional dysregulation e spesso questa complicazione col disturbo oppositivo provocatorio sono dei ragazzini particolari che hanno delle caratteristiche molto particolari e, tanto per dire, tornare al nostro discorso, questo lavoro sarà fatto sui ragazzini che hanno disturbo oppositivo provocatorio, emotional dysregulation, comportamenti autoaggressivi. E di tutte le loro caratteristiche, quella che caratterizzava e che differenziava questi ragazzini era proprio l'emotional dysregulation, in questo caso studiata e analizzata in questo modo molto grossolano, che è quello della CDCL, che è stato il punto da cui siamo partiti per analizzare la disregolazione emotiva. Poi siamo andati un pochino più avanti. Questo è quello che vi dicevo sul disturbo oppositivo provocatorio. Voi avete ragazzini che hanno un disturbo oppositivo provocatorio, ma se lo scomponete con le dimensioni, e non l'abbiamo fatto noi, questo l'ha fatto il DSM, e gli studi antecedenti, cioè la parte calda, irritabile, con emozionalità negativa, quelli la parte fredda, dannosa e premeditata, e quella impulsiva, ostinata, con comportamenti aggressivi. Se si vanno a vedere le evoluzioni di questi pazienti, e si vanno a vedere, a noi ci interessava quello sulla destra, nel passato abbiamo analizzato quello sulla sinistra, quello nel mezzo, il callus, gli studi che si è fatto per la Milone, con gli curatori, sui callus unemotional e sull'evoluzione che possono avere in una certa direzione. Gli ultimi anni l'abbiamo fatto invece sull'emozionalità negativa. Questi sono pazienti che noi avevamo visto sempre con Anna Rita, con Pietro, a 7-8 anni, 8-9 anni, con disturbo oppositivo provocatorio, quelli che avevano alla CBCL il dysregulation profile a 14 anni sviluppavano un disturbo dell'umore, un po' nel senso di questo tipo. Mentre quelli che avevano un alto punteggio di callus a 14 anni sviluppavano un disturbo della condotta, quelli che avevano più alti livelli di impulsività sviluppavano un'altra strada. Questo è il concetto di percorsi evolutivi, non la diagnosi, perché con la diagnosi facciamo un po' la birra. Mentre con questi elementi che scompongono, noi possiamo non solo caratterizzare i pazienti, ma anche evidenziare possibili fattori di rischio. All'interno di questo ci abbiamo messo il discorso della... Questo è il concetto del borderline, no? Perché il borderline è stato, con tanti anni ci abbiamo riempito la storia. Questo è bellino perché è uno studio che analizzava in pazienti con ADHD qual era l'evoluzione verso disturbi della personalità. E uno dice, io ho l'ADHD, a 20 anni, questo è un studio fatto a 20-25 anni, quali sono i disturbi di personalità che io posso trovare? E è facile pensare che i due fattori più a rischio possono essere il borderline e l'antisociale. Per cui dice, porca miseria, la DHD è un possibile precursore dell'evoluzione verso il borderline. Ma se si va a vedere un'altra cosa, cioè si va a vedere, ma chi sono gli ADHD che diventeranno, tra virgolette, borderline? Possiamo vedere che quelli che hanno la DHD e basta, ADHD only, borderline zero. Quelli che hanno l'ADHD e l'emotional dysregulation, l'ADHD è 17%, quelli che hanno l'ADHD, l'emotional dysregulation, il disturbo oppositivo provocatorio, che sono quella cerchietto che si è visto prima, l'evoluzione borderline è più ampia. La domanda che ci possiamo fare è, ma questo è un percorso che va verso il disturbo borderline o è che noi chiamiamo a 20 anni disturbi borderline quelli che in realtà sono soggetti che hanno una ADHD, un emotional dysregulation e un disturbo oppositivo provocatorio e che cambiano nome e diagnosi a seconda del posto in cui vanno e a seconda. Questo è un po' per farvi capire questo concetto di emotional dysregulation che un po' si è sovrapposto da un certo momento in poi a questo concetto di ciclotimia. Il concetto di emotional dysregulation aveva suoi antecedenti storici, che era il concetto di ciclotimia. La ciclotimia era un tizio che ne parlava con cognizione che si chiama Kraepelin, che all'inizio del secolo, geniale psichiatra, definiva queste caratteristiche temperamentali, no? Oggi le chiameremo disturbi del neurosviluppo, il depressivo, l'ipomaniaco, l'irritabile e l'emozionalmente instabile. È in una prospettiva del neurosviluppo, l'emotional dysregulation è una variante patologica del temperamento ciclotimico, con precoce e intensa reattività e instabilità emotiva, e impulsività, a rischio di sviluppo di altri disturbi mentali, oltre ai disturbi dell'umore.
Questo è stato quello che per noi è stato il maestro, per noi pisani, sia come infantili che adulti, che era Akiskal, che è morto quest'anno, che era geniale da questo punto di vista, e anche lui sotto questo aspetto aveva caratterizzato appunto questi elementi di base, in particolare l'elemento ciclotimico, che era questa iperreattività e instabilità di base che aveva non solo un effetto di vulnerabilità, ma anche un effetto patoplastico, nel senso che se non c'ha queste caratteristiche, i disturbi che gli vengono dopo sono disturbi che hanno determinate caratteristiche. E quello che condiziona non è più solamente la malattia che gli viene, ma anche questa componente di neurosviluppo che è insita dentro questi pazienti. E se voi immaginate quanto l'emotional regulation è importante per gli adolescenti, e in particolare per gli adolescenti che possono suicidarsi, che possono ragliarsi, capite perché sto dilungandomi su questo capitolo. Questo è molto interessante, questo lavoro ve lo consiglio, che è di Giulio Perugi, che conoscete, insomma, è il mio fratello della psichiatria degli adulti, con cui da 30 anni lavoriamo a vari livelli su varie cose, comprese le varie iniziative, compreso il nostro famoso corso, eccetera, che lui ha messo in evidenza questi aspetti, questi alti livelli di instabilità del comportamento, rapidi cambiamenti di energia, di motivazione, esagerata reattività emotiva, impulsività, aumentata sensibilità, la famosa sensitività, l'aumentata sensibilità agli eventi esterni. Tutto questo è la emotional dysregulation. Questo elemento, ed è un elemento precoce, stabile, e che condiziona, questa è una vecchia diapositiva che avevamo fatto con Giulio tanti anni fa, che caratterizza un pochino questi pazienti, che hanno questo aspetto, lì la chiamavamo temperamento, oggi lo possiamo chiamare l'intensità del temperamento, quando aumenta diventa un disturbo da disregolazione emotiva, in cui c'è la parte ciclotimica, cioè l'oscillazione, la parte dell'ansia, che è importante, e la parte dell'ipersensibilità, che rende queste persone particolarmente sensibili agli eventi stressanti ambientali. Cioè chi ha questa disposizione, che è una disposizione personologica, vive gli stressor ambientali in un modo molto diverso rispetto agli altri e può, in relazione a questo, aprire un ventaglio di possibili disturbi in cui questa dimensione della disregolazione emotiva, magari accentuata dalla percezione di eventi ambientali negativi, si esprime con disturbi dell'umore, con disturbi d'ansia o con disturbi del comportamento compreso. Questo, per esempio, è lo strumento, il secondo livello degli strumenti che noi abbiamo utilizzato. Questo è un lavoro che aveva fatto Akiskal con Antouche, che è un bravissimo francese, sull'uso di questo strumento, in particolare per vedere i soggetti che facevano tentativi di suicidio. È una molto anche chiaramente non è la CBCL, è un livello più evoluto di analisi della disregolazione emotiva. Come vedete, e l'analizza non solo come malattia, ma anche come disposizione temperamentale accentuata. Le cose, io qui sono scritto in inglese, ma poi l'avevo tradotta anche in italiano, per cui spesso reagisco intensamente a piccole controversie, alterno alti e bassi, quando mi arrabbio è difficile calmarmi. Spesso sperimento emozioni intense che si diffondono per lungo il corpo. Quando guardo un film mi emoziono eccessivamente. Provo tutte le emozioni negative e positive, sia che gioia più intensamente degli altri. Cioè sono 25, uno mette un sì o un no e ottiene un punteggio. Noi l'abbiamo fatto questo con Simone Pisani, i nostri colleghi di Napoli, l'abbiamo fatto una applicazione a un campione sia di normali che di patologici, e sono venute fuori due fattori fondamentali che caratterizzano la dimensione, questa CHT, dimensione ciclotimica e ipersensibile, due fattori. Un fattore è il fattore della moodiness vuol dire la sensibilità e l'oscillazione dell'umore, che è molto collegato a sintomi internalizzanti, tristezza, ansia, depressione, eccetera. E un secondo fattore che è presente in quelli che hanno la disregolazione emotiva, diagnosticati in questo modo, noi abbiamo fatto, si può presentare, c'è anche un cutoff per cui si dice sopra e sotto, anche se poi è una dimensione. La seconda è l'impulsività e la disregolazione emotiva, cioè alcuni hanno la prevalenza di questa ipersensibilità e oscillazione dell'umore,
l'hanno, altri invece hanno una prevalenza nella loro disregolazione emotiva dell'impulsività e della disregolazione emozionale, cioè elevata reattività ed elevata intensità delle emozioni. I primi sono i più sensibili, i secondi sono i più agitati. I primi sono più collegati a sintomi internalizzanti, i secondi più a sintomi esternalizzanti. L'abbiamo applicata alle tagliatrici, tutte le tagliatrici, e in tutte le tagliatrici quello che caratterizzava l'elemento costante delle tagliatrici era l'elemento del CHT alto, cioè come se tutte le tagliatrici avessero questo elemento, che è elemento di ipersensibilità ed elemento di intensità emotiva particolarmente alto. L'abbiamo fatto, appunto, questo è tutto l'aspetto psicometrico che è uscito proprio quest'anno, e l'abbiamo applicato in questo anche a due tipi di disturbi, mentre il primo era applicato ai normali, agli disturbi dell'umore e alla ADHD, per vedere se la ADHD e l'umore avevano dei tipi di disregolazione emotiva un po' diversi. E questo è un secondo livello di applicazione della disregolazione emotiva alle tagliatrici, che è uno strumento, si può usare, si scarica, gli articoli sono questi, uno prende, lo scarica, lo usa. C'è anche la traduzione, quella valutata lì, se no se lo usa in inglese. Siamo arrivati a un terzo livello. Il terzo livello della disregolazione emotiva è questo. Questo è un livello più caratterizzato, che si chiama la schema di Postra. L'ha fatto questo solito Antouche, che è questo collaboratore francese di Akinscal, che aveva caratterizzato una dimensionalità della disregolazione emotiva, quattro dimensioni. La instabilità affettiva, cioè la tendenza a un pattern ciclico di cambiamento dell'umore, l'impulsività emotiva, cioè un'eccessiva reattività emotiva, e poi la tendenza a andare verso la polarità emotiva negativa, cioè facilità verso la tristezza, la preoccupazione, l'ansia, l'insoddisfazione, oppure a andare verso la polarità emotiva positiva, euforia, gioia e entusiasmo. Come era prevedibile, quella positiva è risultata a differenziare molto poco i normali dai patologici, perché tutti noi ce l'abbiamo di avere una facilità di andare verso l'emozionalità positiva. Le prime tre, l'instabilità affettiva, l'impulsività emotiva e la polarità negativa, erano state messe in questo punteggio totale che metteva insieme le prime tre, che era la Negative Emotion Dysregulation o NED. Questo strumento, che era una bozza, non è mai stata in effetti mai tarata e studiata, è stata utilizzata dai nostri gruppi di Pisa. Questo è quello fatto sugli adulti, che ha avuto una serie di cose, ma non ve le sto a dire perché ne siamo ne abbiamo applicato in bambini, con Giulio Perucci. Questo invece è quello che abbiamo fatto noi. Utilizzando questo strumento, l'abbiamo fatto una serie di valutazioni psicometriche che hanno ridotto a 31 item con una serie di punteggi, e che ha identificato in questo caso tre dimensioni prevalenti che possono essere differenziate. L'affective instability, come al solito, cioè la tendenza ad avere una instabilità affettiva. L'emotional reactivity, che invece è la parte di quanto rapidamente e intensamente l'umore sale. E la terza, che è uguale anche qui, come c'era in quell'altro, c'è anche in questo, che è l'interpersonal sensitivity. La sensitività interpersonale, che oltre alla instabilità e alla reattività, rappresenta la dimensione, anche in questo, ma anche nell'altro, la dimensione fondamentale di questi pazienti. Da un punto di vista temperamentale, da un punto di vista diagnostico e da un punto di vista terapeutico, dico psicoterapeutico, l'aspetto della sensitività interpersonale in relazione con questi pazienti, questo noi l'abbiamo applicato, questo strumento, anche in questo caso alle ADHD bipolari, per vedere come ADHD e bipolari hanno caratteristiche diverse della loro disregolazione emotiva. Ma mi vorrei fermare perché a questo volevo arrivare. Ci avevo ancora non moltissimo tempo, ma vi rubo un pochino di tempo, però forse può essere utile. L'ipersensitività. L'ipersensitività è una dimensione fondamentale, che vuol dire reagire eccessivamente agli stimoli ambientali, che possono essere positivi, la tendenza, come viene spiegata e studiata in quegli strumenti che abbiamo visto prima, il RIPOST e il CHT. L'entusiasmo, la gioia, l'euforia, ma soprattutto una cresciuta sensibilità agli stimoli ambientali negativi, l'abbattimento, l'eccessivo, la tristezza, l'angoscia, la perdita di energia, la disperazione, le condotte autolesive, le reazioni suicidarie, in relazione a questi stimoli. C'è cioè un'amplificazione della reattività emotiva in senso positivo, ma soprattutto in senso negativo. Gli stimoli possono essere più vari, possono essere certamente stimoli vitali, gli innamoramenti, le delusioni, gli abbandoni,
i fallimenti scolastici, i fallimenti lavorativi, ma possono essere, e queste sono persone che spesso questa componente qui ce l'hanno nel corpo, non solo nella testa, i cambiamenti di stagione, sono persone che hanno particolare sensibilità ai metereopatici e ai cambiamenti stagionali, ma soprattutto sono particolarmente sensibili agli stimoli chimici. L'alcol, soprattutto le droghe, ma anche i farmaci, hanno su queste persone effetti diversi. Perché se io mi piglio il cannolo alla crema, mi va la glicemia a 300, non è colpa del cannolo e nemmeno del pasticcere, è che io sono diabetico e il mio organismo reagisce a questi stimoli in maniera particolare. Queste sono persone, sono ragazzi, che di fronte alle droghe, è esperienza comune, che cinque prendono una sostanza, uno va di fuori e gli altri no. Lo stesso vale per l'alcol, ma lo stesso vale anche per i farmaci. L'altro elemento dell'ipersensibilità, e questo è fondamentale, è quello, prima abbiamo parlato della traumatologia, questa è la pseudo-psicotraumatologia. Queste sono persone che hanno tipicamente una voracità affettiva, sono voraci di affetti, ma sempre con il timore che dietro questo affetto ci sia l'abbandono. Quindi la percezione di esperienze come traumatiche, le esperienze di abusi emotivi sono persone che ci raccontano la loro vita come costellata all'asilo mi hanno fatto così, ho cambiato asilo e mi è successo questo, sono andato all'elementare e è successo questo, mi sfruttavano per i miei cose, io cercavo di dare a tutti, eccetera. Questa ipersensibilità interpersonale e l'iperreattività emotiva sono i due elementi che caratterizzano queste persone sia come elemento in quanto tale, sia spesso sovrapposto agli altri disturbi, ma che caratterizza gli altri disturbi in un modo specifico, perché quello che è comune a molte di queste ragazze, non tutte sono depresse, non tutte sono borderline, non tutte sono bipolari, non tutte hanno nessuna condotta, non tutte, ma un elemento che è transnosografico è proprio questo aspetto. Questi sono gli aspetti che caratterizzano questi pazienti psicoclinici. La sensibilità al rifiuto. Quando siamo in, perché hanno la voracità affettiva? Vanno i rapporti diretti uno a uno. Quando siamo in tre, classico, io la vedo quando siamo in tre, loro due si guardano e hanno degli sguardi di intesa che in ogni caso mi escludono. La dipendenza affettiva, cioè la necessità di dover ricavare, avere delle relazioni che sono relazioni molto di appoggio, la gelosia, la possessività, la necessità di piacere agli altri, l'ipersensibilità alle critiche, la necessità di avere delle ricompense emotive classiche. Comportamenti impulsivi, spesso questi ci hanno appunto per arrivare rapidamente al soddisfacimento dei comportamenti impulsivi. Questo timore, questo misto di novelty seeking e harm avoidance, la scarsa previsione futura e l'autostima oscillante. Questa è la costellazione psicologica quando ci parlate con queste persone. Questi sono dei punti di riferimento per poterli in qualche modo agganciare e renderle più sensibili, dargli l'impressione che voi dall'altra parte le avete capite. Queste le potete trovare in vari, per esempio, prendete quelli con l'ansia. Quelli che hanno l'ansia e spesso hanno questa componente di ansia di separazione e o di ansia sociale, l'ansia di separazione non è quella del bambino che ha paura di andare a scuola, ma l'ansia di separazione che ha l'adolescente o che può avere anche l'adulto, che è dominato dal timore dell'abbandono da parte della figura di attaccamento. Nel bambino c'è la mamma quando va a scuola, nell'adolescente ci possono esserci, ma nel partner. E da un misto di ansia sociale e di ansia in cui questi pazienti che hanno la ciclotimia hanno la paura di essere disapprovati, la paura di essere rifiutati, la paura di essere abbandonati, hanno quindi degli atteggiamenti remissivi, dipendenti, relazioni passive. Un elemento classico è l'altruismo patologico, cioè quelli che devono avere questo altruismo eccessivo per essere sicuri di essere accettati dagli altri, la necessità di piacere e il bisogno di un immediato reward affettivo. E questo aspetto dell'ansia abbandonica, della gelosia patologica, dell'estrema sensibilità al rifiuto, è quello che fa sì che queste persone, quando crescono, possano essere interpretate, se oltre a questo hanno anche impulsività e oscillazione dell'umore, come borderline. È un altro modo di chiamarli, ma l'elemento non è che se sono borderline sono queste, è che cosa hanno dentro. Alcuni questo hanno dentro. Altri invece sono depressi, ma non sono depressi come tutti, hanno una depressione particolare, che si chiama anche depressione atipica o anche depressione ciclotipica, in cui l'elemento fondamentale del loro nucleo depressivo non è la bassa autostima, non è il senso della vergogna, non è il senso del pessimismo, ma il loro nucleo depressivo è questo, l'ipersensibilità al rifiuto, all'abbandono e alla disperazione. Agli altri di me non gliene frega niente. Nessuno potrà capire mai quanto sto male, per cui sentirsi feriti da critiche, offese di modesta intensità, la tendenza all'autocommiserazione,
appunto la voracità affettiva, la sospettosità, la possessività, ma sempre questa tendenza a sentirsi mai soddisfatti del legame che hanno con gli altri. E quindi cosa fanno? Siccome sono convinti che gli altri di loro non gliene freghi niente e che non capiscano quanto stanno male, quanto sono depressi, perché in realtà depressi non lo sono, questo tipo di depressi qui, mette in atto dei comportamenti istrionici, a volte teatrali, tipo ah quanto sto male, oppure sì, tipico, l'esempio è qua, che ci si cita spesso, ma me l'avrei sentito dire 300 volte, il ragazzo o la ragazza con questo tipo di depressione sta a casa, i compagni di classe la vanno a trovare o la vanno a trovare, stanno lì, giocano alla play, si divertono tutto il giorno. Questo è un tipo di depressione molto reattiva, nel senso che mentre la depressione melancolica, anche se vinci il super enalotto, rimani depresso, questo è un tipo di depressione che quando arriva una cosa buona, uno migliora rapidamente. Quando stanno lì, giocano, ah, mi siamo divertiti oggi, la sera vanno via, allora noi andiamo, voi andate via, e io rimarrò qui da solo, come sempre, perché tanto di me nessuno gliene importa niente. Voi domani vi divertirete, uscirete, io sarò qui da solo, come sempre. Quelli dicono, ma scusa, siamo stati 4 ore insieme a te, ci siamo divertiti, hai riso, sei divertito, e questo è il ringraziamento, per cui sembra lamentoso, irriconoscente e quindi antipatico. In più, spesso questi qui, nella convinzione che gli altri non capiscano quanto stanno male, devono fare qualcosa di teatrale che li rende quasi inautentici agli occhi degli altri. E gli altri, quando li vedono, dicono non solo questo è noioso, palloso, eccetera, ma un po' ci è e un po' ci fa. Essendo loro ipersensibili, perché hanno le antenne supersensibili, percepiscono questo distacco in un modo che è un modo che crea il circolo vizioso. Uno dei modi classici attraverso i quali loro possono attirare l'attenzione degli altri su di sé e quindi apparire manipolatori è tentativi di suicidio dimostrativi, o quantomeno mi ammazzerò. Io domani si va via, ma tanto torniamo la settimana prossima, sì, voi tornerete, ma chissà se io sarò vivo ancora la settimana prossima, perché tutti si occupano, nessuno gli importa niente di me, io mi ammazzerò. Questo è un tipo di depressione che è diverso rispetto alla depressione melancolica, rispetto alla depressione post-traumatica, rispetto alla depressione psicotica. Questi qui sono persone che vi raccontano tutta la loro storia, dice io sono diventato così perché mi hanno trattato male di qui, e costruiscono una traumatologia che è una pseudo-traumatologia. Questi qui, se uno gli fa una psicoterapia a questi e li rincorre sul versante del trauma, viene completamente assorbito da quello che è l'elemento falso, cioè la loro percezione del trauma, e non dall'elemento vero che è la loro ipersensibilità al trauma. Io quando si parla con ragazzi, soprattutto quelli che lo prendono, è come se io metto sul tavolo una penna così e un timbro così. Tutti e due stanno in piedi, ma se io tocco inavvertitamente il tavolo, la penna cade, il timbro no. Il problema è certamente che qualcuno ha toccato il tavolo, ma il tavolo lo può toccare chiunque, in maniera del tutto involontaria. Il problema è l'ipersensibilità della penna. Uno che diventerà timbro, diventerà uno che dice se questa cosa mi fosse successa l'anno scorso io avrei fatto una tragedia, quest'anno riesco a essere più forte dentro di me. E questa è una costruzione che è una costruzione non facile, perché se a quello tu gli vai a dire no guarda non è che sono gli altri che sono stronzi, se è che sei un po' troppo sensibile e vivi queste cose come se fossero tragedie, quello cambia subito dottore. Mentre questo è il nucleo, mentre a volte si creano delle situazioni in cui oggi la tematica del trauma è diventata talmente onnicomprensiva che si fa una distinzione, una confusione tra il trauma vero e la percezione del trauma. Nella percezione del trauma tu non elabori il trauma, elabori le caratteristiche personologiche di questi pazienti, che sono pazienti spesso appunto con questa emotività negativa, l'irritabilità, la disinibizione. Ovviamente questo porta acqua al mulino di molti comportamenti suicidari e anche autolesivi. Ma questo è l'OCD, ci sono all'interno dei disturbi ossessivi alcuni tipi di pazienti che hanno una disregolazione emotiva, che sono quelli che sono meno freddi, meno arcigni, meno duri e molto più emotivi, e sono quelli che quando gli dai un antidepressivo schizzano per aria, e che hanno questi elementi all'interno del disturbo ossessivo. E sono quelli che poi diventano questa roba qua di cui sono fatti nel corso degli anni, che sono la cosiddetta comorbidità ossessiva bipolare. Sono pazienti molto complicati questi, anche questi si tagliano magari in un modo diverso rispetto a quegli altri.
questo lasciamolo perdere. Volevo arrivare alla fine su questo. Questo è il temperamento ciclotimico anche in pazienti che hanno bipolarità e che hanno disturbi dell'umore. Questo è un articolo da cui era stato tratto il CHT, che vi ho fatto vedere all'inizio, che era come pazienti che hanno una suicidalità hanno questo elemento caratterizzante come proveniente da questo temperamento ciclotimico. Questi sono due studi, quello di sopra soprattutto, ve li consiglio perché sono molto molto belli, in particolare quello di sopra è stato quando uscì, insomma, un elemento importante per noi, perché caratterizzava l'eccitazione in due modi. Uno può essere bipolare e avere la fase depressiva e la fase eccitatoria. Nella fase eccitatoria, giustamente Achinskal parlava della parte dark, della parte oscura dell'eccitazione, della parte solare dell'eccitazione, che sono due modi diversi. La parte dark è la parte ciclotimica, come vi faccio vedere. Questo è un tizio che può venire da voi perché è bipolare e è depresso. Viene depresso, voi gli dite, ah, porca miseria, c'è la depressione, e se lui è lì, ma soprattutto se c'è qualcuno accanto, che può essere la madre, la fidanzata, la moglie, eccetera. Voi gli dite, ma questo, prima di essere depresso, com'era? E alcuni hanno queste caratteristiche, qui dice, ma non lo riconoscerebbe se lo vedesse. Perché? Perché quando non è depresso, lui dorme poco, è pieno di energia, mica è matto, però ha tanta energia, molta fiducia in se stesso, anche se a volte è al di sopra di quella che è la sua vera realtà. È molto motivato nello studio, nel lavoro, ma sbaglia le misure e spesso per questa alta fiducia fa delle cavolate. Però è talmente buono, gentile, che gli altri non lo, però effettivamente si è messo in difficoltà. Ha molte relazioni sociali, anche se spesso superficiali. Fa molta attività fisica, pieno di energia, pieno di progetti, di idee, anche se spesso sono progetti strampalati, che l'hanno portato a volte in condizioni di rischio, a volte ha avuto dei fallimenti, eccetera. È molto poco timido, è molto loquace, anche se questa loquacità, quando è in treno, parla con gli altri, dopo un po' gli altri si guardano perché vorrebbero leggere, lui continua a chiacchierare alta, alta. L'umore elevato, ottimismo, l'euforia, pensiero rapido, e questo lui è così, ed è così sempre, però ogni tanto ha degli episodi depressivi maggiori, come quello che ci ha portato qui oggi. Questo è un tipo di disturbo bipolare 2, in cui non c'è la mania, questo è un tipo di ipomania, ma è un'ipomania, tra virgolette, solare o sunny side. Noi la vediamo poco negli adolescenti, perché questa è più tipica di quelli che hanno un'evoluzione un pochino più tardiva, giovani adulti, eccetera. Questo invece è il tipo di eccitazione che hanno i bipolari che hanno la ciclotimia, cioè questa componente instabile. Sono quelli che hanno la vita errabonda, cioè fanno una cosa, poi si stufano e ne fanno un'altra, poi si stufano e ne fanno un'altra. Lo stesso vale per le relazioni interpersonali, che non sono come quello di prima, ho tanti amici, ma c'ho un gruppo, poi lo lascio perché non lo so dire, passo in un altro, poi lo lascio e passo in un altro, poi una relazione stretta, poi la lascio. E l'elemento che guida i cambiamenti è l'insoddisfazione, non la ricerca. La guida imprudente, l'aspetto impulsivo, le spese elevate, i comportamenti a rischio, l'irritabilità, l'attenzione all'aria, l'ipersessualità, che in quello di prima è me la godo. In questi è la promiscuità, le condotte a rischio, il cercare di farsi accettare attraverso il loro corpo. Alcune di queste ragazze fanno così, l'ipersessualità, un'ipersessualità tormentata, non un'ipersessualità gioiosa. Consumo di sigarette, di caffè, alcol, sostanze di abuso, suicidalità e condotte a polizia. Tutto questo è eccitazione, ma come capite è un'eccitazione instabile, che è molto diversa e oscura, che è molto diversa dall'eccitazione stabile e solare che era quello di prima. Questo è due tipi di bipolari. Il sunny, che è quello con gli episodi depressivi, ma con una iperattività intercritica, che è meno disfunzionale nel lavoro, nello studio, nella vita sociale, nella sessualità, viaggi, spese, eccetera, è una minore instabilità intercritica. I nostri sono questi qui sotto, che hanno un disturbo bipolare con episodi depressivi, ma con queste fasi eccitatorie instabili, molto e con maggiore compromissione funzionale, che non riescono a portare a termine niente, non riescono a stabilire delle relazioni stabili nel tempo, irritabilità, sessualità, condotte a rischio, alcol, sostanze, temperamento ciclotimico, e suicidalità. Se lo volete caratterizzare sul piano grafico è questo. I solari sono quelli di sopra, con uno stabile ipertimico, con una mania e soprattutto tutte e due vengono dalla depressione. Major depressive episodes sono i motivi per cui questi vengono da noi. Però generalmente questo è l'elemento instabile ciclotimico, che è quello di cui abbiamo detto ipersensitivo, che è quello che caratterizza i nostri pazienti. Questo
Questa è nella parte di sopra, sono i nostri, con la reattività emotiva, l'instabilità emotiva, la ciclotimia, in cui c'è la sensitività interpersonale, l'ansia di separazione, l'irritabilità. Sotto ci sono quelli che invece hanno una stabilità elevata con elevata energia. I nostri sono quelli nel cerchio di sopra. E sono pazienti che è importante conoscere, perché quando ci arrivano quelli e si tagliano, noi li guardiamo tardi, ma dopo dobbiamo fare un passo avanti. Il passo avanti per molti di questi è questo. Noi siamo sulla destra, temperamento ciclotimico, instabilità dell'umore, esordio precoce, comorbidità spesso con la DHD, perché la DHD è l'oppositivo provocatorio, come abbiamo visto, è spesso, l'instabilità interepisodica e un'elevata frequenza degli episodi. Mentre di là hanno, quelli che hanno questo stato, hanno degli episodi che sono 2-3 all'anno, i nostri ce ne hanno 2-3 al giorno di episodi di instabilità. Come si curano questi? In questo caso qui, la ciclotimia non come temperamento, ma la ciclotimia come instabilità dell'umore, iperreattività, eccetera, la si dovrebbe usare, trattare sempre con gli stabilizzanti dell'umore. E se c'è una chiara ciclicità e prevalgono gli aspetti impulsivi, va bene il litio. Se prevale, e questo andrebbe sempre meglio, il litio è generalmente, secondo voi lo sapete, insomma noi siamo molto litiofili, e il litio in questi pazienti che si può dare dai 12 anni di età è il farmaco. E se lo si spiega basandosi su questi concetti, i ragazzi lo capiscono. Quando gli spieghi la disregolazione emotiva parlandone in questo modo, capiscono che c'è qualcosa che li tocca. L'unico rischio, l'unica possibilità nel quale il Depakine, l'acido valproico, scusate, è un pochino meno meglio, un pochino meglio è quando c'è una netta prevalenza della componente ansiosa. Il gabapentin è una possibilità, ma molto molto più soft, e se usate il gabapentin dovete usare dosaggi alti. La polarità depressiva è quella che manda più direttamente verso la lamotrigina, ma la lamotrigina, soprattutto se voi avete pazienti più grandi, ragazzetti 12, 11, 13, 14 anni, la lamotrigina risponde un po'. Alcuni a 16, 17, 18 anni possono rispondere, soprattutto avendo, come sapete bene, il caveat potente dell'acido valproico per il sesso femminile, una combinazione con basso dosaggio di litio e lamotrigina in alcuni di questi pazienti. Perché vi dico questo? Perché molti di questi pazienti invece arrivano e portano come sintomi loro l'ansia e la depressione. Sono depresso e sono ansioso. Mi devi dare qualcosa per la depressione e per l'ansia. E cercano di attirare molto l'attenzione su questa componente dell'ansia e cercano antidepressivi. Tant'è vero che molti di questi si pigliano, soprattutto negli adulti, antidepressivi e ansiolitici. E questo può avere un rischio un po' di destabilizzare, non è detto, però può avere un rischio di destabilizzare. Gli antipsicotici, alcuni di questi, soprattutto se sono molto impulsivi, si pigliano gli antipsicotici. E questo può essere un rischio, cioè a volte devono essere dati questi antipsicotici, ma in questi pazienti se sono molto disregolati, molto impulsivi, eccetera. Ma dovrebbero essere dati con prudenza, perché, come dicevo, nella ipersensibilità che queste persone hanno, hanno anche una particolare ipersensibilità D2, dei recettori D2 della dopamina, per cui i farmaci che bloccano i D2 su questi hanno più facilmente un effetto depressogeno o quantomeno un effetto di appiattimento affettivo, di appiattimento motivazionale, che apparentemente può sembrare un miglioramento perché fanno meno casino, ma li avete appiattiti. E hanno anche più spesso sintomi extrapiramidali. Per cui dovremmo evitare gli antipsicotici di prima generazione e utilizzare gli antipsicotici meno depressogeni. La quetiapina è uno di questi, l'urasidone è uno di questi. Sarebbe anche l'olanzapina, ma l'olanzapina è devastante perché fa ingrassare tutti. Quindi, ma l'olanzapina, se uno è molto, molto impulsivo, l'olanzapina può essere data nella fase iniziale, in cui è poco depressogena, è molto sedativa, ha un effetto buono sull'ansia. Gliela date per un mese e mezzo, lo scongiurate di non ingrassare, se poi piglia 4 kg in una settimana gliela levate subito. E poi magari nella seconda fase, in cui la situazione è meno drammatica, passare a farmaci meno pesanti da questo punto di vista, ricordandovi il solito polarity index che vi ho detto prima. Naturalmente, oltre a questi aspetti, c'è l'aspetto di favorire la consapevolezza e la conoscenza di questi meccanismi che sono sottostanti, cioè non è il problema delle pasticche e basta, ovviamente, ma qui fondamentale, anche perché molti di questi pazienti, se stanno bene, pigliano, se stanno male, pigliano, stanno bene, buttano anche tutto. E quindi favorire l'aderenza nel tempo ai trattamenti, a tutti i trattamenti, l'aspetto fondamentale è l'aspetto, tra un certo punto di vista, psicoeducativo, ma anche e soprattutto psicoterapeutico. Oggi molto è
per certi versi va di moda, ma per certi versi è centrata, il discorso della DBT, che è partita come per gli disturbi della personalità, in particolare borderline, ma in generale è focalizzata soprattutto su questi aspetti, sulla disregolazione emotiva ridotta dagli impulsi. E su questi pazienti qui, la DBT noi abbiamo fatta sia nel gruppo nostro, di quelli che sono della condotta di Anna Rita Milone e del gruppo di Al di là delle nuvole, ma anche nel gruppo delle urgenze, lì tutti hanno fatto la formazione DBT, dai medici, la psicologi e pure l'infermiera, e gli educatori ovviamente, in modo tale da poter costruire all'interno del gruppo una sensibilità a fare dei gruppi su quei pazienti che dimettiamo su alcuni aspetti. Il problema dei gruppi ora è che col Covid ci ha ammazzato, ci ha tagliato le gambe, ma quindi a volte abbiamo fatto in distanza, a volte li facciamo individuali. Però il discorso della DBT, e con questi che voi conoscete, di cui non sto a parlare, li conoscete meglio di me, rappresentano dei fattori che sono dei fattori particolarmente importanti, sia a livello di psicoterapia individuale, sia a livello di psicoterapia di gruppo, ma anche a livello di gestione per pazienti che stanno... Noi teniamo i pazienti poco nei nostri ricoveri, perché abbiamo costantemente una quantità di pazienti a casa o al pronto soccorso, per cui possiamo tenere il paziente un mese, altrimenti si crea una lista d'attesa di 20 persone che aspettano di entrare, compresi quelli che si sono ammazzati. E quindi dobbiamo fare un turnover, ma la possibilità di gestire questi aspetti anche sul piano del day hospital, eccetera, può essere un elemento importante. L'ultima cosa riguardava un po' l'integrazione per questi aspetti della diagnosi. Qui uno degli aspetti è quello della SCID. La SCID è la scala per la valutazione dei disturbi della personalità. Io ho delle idee sui disturbi della personalità, ma non è il momento questo di discuterne. Vi cito solamente questo: se qualcuno di voi non lo conosce, è il modello che il DSM-5 ha fatto, così come modello alternativo degli disturbi di personalità, che secondo me è più comprensibile se lo applichiamo ai disturbi della personalità, ma non ve lo sto a raccontare. Questa è la SCID fatta sul modello alternativo dei disturbi della personalità, che caratterizzano più i disturbi della personalità come se fossero malattie. Il disturbo della borderline ha A, B, C, D, E, se uno fa 5 sintomi c'è la malattia del disturbo borderline. Questo può essere utile per gli attacchi di panico. Non può essere applicato lo stesso principio categoriale per fare una diagnosi di disturbo di personalità, che è un'altra cosa. Questo è un modello che mette insieme categoriale e dimensionale, che è più utile, e questo è lo strumento che utilizza. Per le tagliatrici, oltre alla solita Columbia, un'altra cosa che noi utilizziamo è questa qui, che è il BUT, che è una cosa che analizza la percezione dell'immagine corporea del soggetto. Io ve l'ho messa qui, questa è venuta capovolta, ma ve la potete guardare. E sono dei criteri per vedere un po' l'espressione corporea, che per alcuni ragazzi di questo tipo può essere interessante, oltre a mettere insieme a quell'altro che avevo detto il discorso della... Questo era un po' quello che dovevo dirvi, un po' sforato, ma insomma l'ho presa un po' alla larga. Però quello che volevo sottolineare era che non è solamente uno che si taglia, ma l'elemento è andare a vedere dentro che cosa si può modificare come bersaglio. E secondo me il costrutto della disregolazione emotiva, che è partito come costrutto appoggiato all'ADHD, secondo me appoggiato a questo tipo di pazienti, è molto produttivo per capirle, per diagnosticarle, per avere degli strumenti per diagnosticarle, ma anche per avere degli obiettivi terapeutici, non solo ovviamente farmacologici, ma anche non farmacologici. È un costrutto quindi, secondo me, dimensionale, che accanto all'empatia, accanto al narcisismo e accanto ad altri, potrebbe essere un fattore di scomposizione categoriale. Finito.